Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Andiamo a passare un po' il volume. E io quando ascolto la host di Cadence of Hyrule vado, la devo sempre ascoltare a pompa. Comunque buonasera, buonasera ragazzi, grazie, grazie infinite per essere qua in questa ennesima live qui su YouTube, ecco. Cazzo ha fatto Patri? Ha tolto la musica. Sarò deficiente. Dettaglio, aspettate. Come iniziare bene la live con una figura di merda? Ecco. Scusate. Ho chiuso la finestra che non dovevo chiudere, ma... meno male che non ho chiuso XSplit, sennò si chiudeva anche la live. Meno male. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti. Spero che stiate bene ragazzi, spero che stiate passando, che state passando bene questo mercoledì. Innanzitutto andiamo a salutare, vediamo chi c'è in questo momento in live. Scusate un attimo. Ah ok, ok. Ok, 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 ok. Allora, un saluto speciale a Bai Paiuz, a Ciruz, a Federico Lorandi, a Gianluca Russo, a Itzai Machado, a Lady Ink, a Lorenzo Quadri, a Loris, a Lionel Slayer, a Negative Batman, a Nexus Marco, a Nicolas Cristofori, no, che Nicolas, Nicola Cristofori, scusa, Nicolas Calamita e a Nicole Camacho, sono quelli che hanno scritto in questo momento in chat. Buonasera Vert, benvenuto. Mi dispiace Emma, riprenditi presto, che è successo? È successo qualcosa Emma? Mi sono perso qualcosa della chat? Sono Nicolò. Ah ok Nicolò. Ora sarà il problema ricordarmelo io che tu sei Nicolò. Quello sarà il problema. Perché sai, io soffro di Alzheimer galoppante. Buonasera Simone, come stai? Più che mai come sta tuo padre? Ciao Ansel, bellissimo. Ansel, lo so che mi stai prendendo per il culo, però... bellissimo adesso. Come dico sempre, mi fa meno male se mi dite testa di cazzo. Ah, Patrio sa già per quella cosa. Ah, ok, ma pensavo fosse successo qualcos'altro di terribile. Ancora peggio. Ciao Ciro, Nicole, Emma, Campioncino, ciao a tutti. E scusa, ma oggi non so se riesco a guardare tutta la live perché i miei non vogliono che sto tutta la sera col cellulare. No, vabbè, li capisco anche i tuoi, Nicola. Quindi stai tranquillo, l'importante è che... sei qua, lascia un like e poi dopo resti qua. Anche fossero 5 minuti con noi, però ci fa piacere ugualmente averti qua. Sono Samuele. Ok, Vert. Ora ricordarmi che tu ti chiami Samuele. Oggi Lionel d'oro. Oggi volevo terminare e finire di arrivare alla torre di Accala. Buonasera, Quizzy. Come stai? Per quel poco che abbiamo parlato... lì per lì anche tu, però dopo ti devo rispondere per bene che ancora devo finire di leggere quello che mi hai mandato. Ok, no Simone, tranquillo, scrivimi in privato. Vai, tranquillo. Grazie Emma, grazie per essere qua con noi. Tranquillo Francesco Calosso, ognuno ha i suoi impegni, Francesco, quindi stai tranquillo. Non vi fate problemi, anche solamente se venite lasciate un like e un saluto. E lo apprezzo molto, ragazzi. No, io bene, Nicolas. Per adesso. Toccando ferro, tutto bene per adesso. Mi puoi consigliare l'armatura? Quella ancestrale, Federico. Secondo me è la migliore armatura che c'è nel gioco. Comunque mi sono... grazie, Francesco. Allora, avete visto già ci sono le nuove emoji?
Mancano 6, ragazzi. Stanno per arrivare anche le altre 6, eh. Queste sono le prime 4. Buonasera, Leonardo. Benvenuto. Fai una live dove leggi tutti i commenti. Verte, faccio... Quella si chiama metafisica. La faccio una volta al mese. L'ho già fatta questo il mese scorso. Sì, perché oggi è il 1° d'aprile. Patrick, una domanda. Se indosso l'intero set da Barbaro, che mi aumenta l'attacco al livello 3? Abbiamo una pozione rinforzante che aumenta l'attacco di livello 1. L'attacco aumenta a livello 4. Dipende dall'arma che hai, Gianluca. Comunque sì, facendo le somme, sì. Patri, tu non ti ricordi Davide? Ho niente in tasca. Ma cazzo è Lori, scusa. No, non... Se mi scrivi qualcosa che va di moda in questo periodo, ragazzi, là in Italia, io ovviamente sapete che io vivo in un altro paese e non sono al tanto. Ho finito Zedda 4 volte. GG, Vert. Buonasera, Andrea. Benvenuto. Ah, figurati, Gianluca. Mi sembra dovrebbe aumentarlo. Sì, comunque, ovviamente dovrebbe dare l'aumento di uno, poi in base anche all'arma che hai. Allora, andiamo a gioco. Buonasera, bellissima Tsune, come stai? Tutto bene? Infatti, comunque preferirei, se non ce ne ricordiamo, il live per una questione di serie. No, no. Io volevo solamente sapere se andava tutto bene o no, Simone. Poi basta. No, non le capisco, Lori, perché ovviamente tu sai che io vivo all'estero. Che cazzo ne so io di quello che va in buona Italia. Iniziamo, sì, adesso iniziamo. Buonasera, Matteo. Parte poi verso mezzanotte, Animal Crossing. Sì, Quizzy. Esatto. Dimmi, Hatsune. Che è successo? Fammi togliere la musica. Ok. Sì, tutto bene, a parte quel giorno all'ospedale. L'importante è che vada tutto bene, Azzone. Poi tutto ha una, sistemazione. Ti chiamo io, Ciro, sì? Ti chiamo. Aspetta un momento. Ti apro Discord e ti chiamo. Belle queste nuove. Sì, Simone, sono le prime 4. Le altre 6 arrivano a giorni. Allora, Ciro... Intanto erano pronte quelle, ho caricato quelle. Aspetta che vi mettiamo roba, perché dopo se preparo... Tante volte preparo il gruppo. Buonasera. Buonasera, Ciro, mi senti? Buonasera, sì, ti sento okay, bene. Ok, perfetto. Buonasera. Come va, padre? Come stai? No, io bene, benissimo. Per adesso tutto bene, si tira avanti, si campa. Come si dice, si campa. Poi a parte che per gente come noi la quarantena è una manna, è una manna dal cielo. Nel senso, siamo in quarantena tutto l'anno, pensate. Non so. Comunque, di quelli buonasera che... chat, buonasera a tutti. Come fate a finire e ricominciare un gioco come Zelda? Io ho iniziato Zelda 6 mesi fa e ancora devo finirlo, non mi va nemmeno di ricominciarlo, preferisco non ricominciare. Vabbè, quelli Gianluca Russo ovviamente sono gusti di gente, sono passioni. Infatti mi hanno bullizzato, sì no, qualcosa avevo intravisto qui, ancora devo rispondere ai tuoi messaggi. Infatti così trovare tutti i sacrali prima di riprendere DLC? Ma non è proprio essenziale, Nicola, eh. Non è proprio essenziale. Poi se vuoi fare la run come
hanno fatto la maggior parte della gente che prima si è giocato un gioco normale, poi dopo è arrivato DLC, puoi fare tranquillamente. Patti, quante emoji hai per gli abbonati? Ne ho 10. Ne ho Allora, 10. vediamo se riesco ad aggiungerlo io. Simo ha chiesto se poteva venire su Discord. Ah, ok. Vediamo un po'. Dovrei averti, Simo. No, non ce l'ho, Simone. Infatti io stavo a casa più prima che adesso, ora sono privata di 9. Ovviamente, no, questa sagra l'avevo fatto? Ah sì, l'avevo fatta, trovata. Mi sono stallaggio. Altri tu hai Simo tra gli amici? Sì, Simone sì. Ah no, mi sembra di no. O sì? Fai vedere, aspetta. Aspetta, fai. Potete aggiungere anche a me, please, Nicole. Nicole ce l'ho. No, Simone non ce l'ho, quello c'ha la Mattia. Aggiungo sì. L'ho aggiunto Nicole. No, Simone non ce l'ho. Ah no, sì. Non ce l'hai. No, sì che ce l'ho, aspetta. Aspetta, aspetta. Eccolo qua. Cazzo dico. Oh, grandissimo Quizzy, Ti abbonato. sento malissimo. Anche Oh, io. grande Aspetta. Quizzy. Aspetta un momento. Cazzo è successo? Aspetta che esco dalla chiamata lì dentro. Guardate ragazzi che sembra che Discord non vada bene. Grazie infinite Quizzy, grazie, grazie, grazie di cuore. Ragazzi fate uno spam di cuori per Quizzy. Veramente grazie per il supporto, hermano. Grazie davvero. Ciao Jackie, benvenuto, grandissimo. Esatto, grazie Lorenzo per appoggiare il nostro amico Quizzy. Non so che è successo. Aspetta che creo un altro. Mi sono rimasto come buggato io. Mi senti, Ciro? Sì, ti sento. Ah, adesso Ti sì. sento Ok, meglio. perfetto, perfetto. No, anche io infatti sento meglio. Mi sa che sarà buggato ogni cosa. E no, Simo 6. Eccolo Nicole, mi qua. sembra Nico fosse c'è. uscita. Sì, no, e dopo rientra. Tanto Ah, può ok. rientrare. E per Emma ne ha più bisogno. Ok, Quizzy, come sempre. Basta che me lo diciate. Tutto a Simo, posto. ci Comunque, sente? grazie ancora, Quizzy. Grazie infinite. Ciao Simone? Valtri. Ciao, Nicole. Come Ciao stai? Nicole. Ciao Ciro. Ho Oh, avuto qualche come la va? problema con i gatti. Sì. I gatti. Quanti ne hai? Come 3, 4? Quanti ne hai? Adesso 4. Buonasera. Grazie Buonasera Alice Simo, Paglierani per buonasera. essere stata un'ilia. Comunque non so se quello di Quizzy è apparso su schermo quando si è Non abbonato. l'ho visto. Cioè, Era, perché infatti ho non visto. avendo sentito l'allert mi sono rimasto come dico, oddio. Infatti, perché ho visto l'abbonamento nella chat, però nello schermo non ho visto proprio niente. Si deve essere buggato Stream Elements. Va bene, vabbè. Comunque grazie ancora Quizzy, grazie infinite. Grazie davvero. Ciao Sly, buonasera. Ciao Buonasera Sly, come stai? Benvenuto? Sly. Ehi Sly. Come stai Simone? Buonasera. Ciao bro, mi sono appena iscritta al canale. Ciao Alice Bro. Pagliarans, infatti ho Yo visto. bro. Com'è? Tutto bene? Benvenuta. Benvenuta in questa community di matti. In questa gabbia dei matti. Adesso faremo un poco di Zelda fino alle un quarto alle 11, poi faremo un poco di Animal Crossing. E poi dopo le ultime chiacchiere finali, Per come la sempre. felicità di Sly. Per la felicità di Sly. No, perché c'era Yuki che mi aveva chiesto che lo portasse, se lo potevo portare. Infatti, lo Lo stesso sapevi per la che felicità di Sly. lanciando le armi addosso ai guardiani, anche se sono nuove, si rompono. Sì. Buonasera, PJ. Come stai, grandissimo? Ma Ciao è Mattia. cinghialotto come fa? Mattia mi sembra che stia ancora studiando. Infatti, perché l'ho salutato a caso. Infatti, mi ha detto ciao Mattia. Io dico, infatti, stavo vedendo dove cazzo ha visto Mattia questo qui adesso. Infatti No, io non l'ho visto. no.
Di niente, padre. No, grazie, grazie davvero, Quizzy. Grazie, grazie di cuore. Benvenuta in questo canale di pazzi, esatto, Simone. Scappa finché sei in tempo, Alice. Che ma quando... toccato. Ma quanto sono stupida. Qui non ce la faccio a salire. Forse da qua. Aspetta, fai de. Vai de qua. Ciao Pancuro. Bella Pancuro. Com'è? Tutto bene? Tutto bien? Si è baccato il ciò. Ma che? What? No, parte dei meriti di questo abbonamento, sei un bravo uomo. No, grazie, quindi. Mi puoi far commuovere. C'è sempre. Là dove per scontato che c'era. Ah, là, l'ha dato per scontato che c'era. Ah. A parte che fa i suoi bagheggi per diventare moderatore nei canali. sta lì? Vado a mangiare, a dopo, Lionel. Paltri l'ha passata anche a te. E il Ciruzzo, la Paltri l'ha passata anche a te. Che la cosa, Loris? La merca? La merca mi ha passato? O la rincoglionite? Ciao, Yuki! Proprio di te stavo parlando. Meno male che non hai sentito quello che ho detto. Come stai? Lo sai che se dai 5 mele ai cani, Gisella ti porta in una baule? Sì, esatto. Grazie a te per avermi fatto capire come sconfiggere la Moldenottera. Sono contento di averti aiutato, Gianluca, più che mai ispirato. Perché poi alla fine lo faremo. Buonasera, Ciurma, sera Mod, sera Paltri. Stasera cosa si fa su Breath of the Wild? Andrea Carfora. Buonasera, Andrea. Stasera si fa schifo come sempre, Andrea. Comunque, come ha detto, buonasera Ciurma, che siamo in discoteca. Alzate le mani! Buonasera Ciurma. Tutti sulle mani! Tutti sulle mani! Domani a Sly gli faccio ballare un'altra canzone. Però se riesco entro su Discord e ve la commento tipo Paolo Bonolis alla De Filè. E che il problema è che tu lo sentirai... Dove vedremo il tuo commento in delay. Perché tu, quello che tu sentirai... O quello che tu vedrai già Sly l'avrà bello aver fatto. Comunque, cioè, se può provare, vediamo se viene qualcosa di carino. Buonasera Ninja, buonasera Dan Best. No, adesso voglio sapere, Yuki. Lo sapevo un po' troppo adesso. No, io ho detto che fino a una certa ora farò Zelda, che poi dopo metteremo Animal Crossing. Lo faccio per te, ho detto. Altri torno dopo. Ciao Nicolas, a dopo. Ciao, io sono Nicolas. Un pirata. Ah, ok, Andrea. Io non mi tira, ma ci sono. Che strano, okay. Che strano che Yuna ti tiri. Chi c'è su Discord? Mattia. C'è Mattia. No. Comunque ci sono io. C'è Nicole e c'è Simone. Esatto. Sì, sono dalla torre di Acra. È arrivato. Niente. Hai proprio chiamato Mattia, Falco. Ovvio, io e Mattia siamo connessi. Sì, ma guarda quello che ha scritto. Perché... Che male c'è a scrivere cazzo? Ah no! Vabbè, non ci parlo. Che voglio morire? Che ci avrà il ciclo? Può darsi che sarà con il ciclo oggi. A parte che sembra che ci abbia il ciclo da un bel po'. Non dire cazzate. No, grazie, mi sento onorata. No, no, tranquilla, Yuki. Faccio con piacere. La maschera del fulmine c'avevo. Del fulmine che c'avevo. Del fulmine c'avevo. Che c'avevo? Dove cavolo era? Ciao Mattia, buonasera. Come stai? Potrei mettermi il set, ma che non mi serve poi più di tanto.
Allora. Mi manca. Ciao Loris, ciao Mattia, ok. Perché vuoi morire? Perché vuoi volare di sotto? A parte volevo usare la Altri non mi Master fa donare un Sword. euro, Quigi. Ma perché 1 euro è troppo poco? No, se lo fa donare. Dovrebbe fartelo donare. Dovrebbe Infatti. farlo Perché donare. donargli di più? Se no puoi donare di più. Aggiungi 3-4 zeri, Quigi. Diciamo che a Paltri non dispiace. Mi sono alzato alle 7:30, ho finito di adesso di studiare. Chi è? Mattia. Chi bello vuole essere deve soffrire, Cazzo c'entra di Ricco. essere bello, ecco. No, Con scherzo. lo studio. Per Era per dire dire una una cazzata. cazzata. Sì, per dire una cazzata. Allora, ah, ecco le sette. Ciao Vuoi Kimi. dire che l'elmo del tuono di Urbosa? Gianluca. Sì, io penso che si riferiva a quella, la maschera, non al set del tuono. E comunque, Pancuro, sì, l'albero quello che ti dà le stelline, sì, dura solamente una sola volta. Poi lo puoi anche Buonasera togliere. Kimi, buonasera. Ciao Comunque, Kimi. per chi te lo stesse chiedendo, sto mangiando una mela cotogna. Una Punta? mela? Chi? Cotogna! Ah, Cioè? cotogna. Come che cioè? Una mela Com'è una cotogna? mela cotogna? Non hai mai mangiato una mela cotogna? No. Mi stai deludendo, Simone. Non so cos'è una mela. Io Cercala! onestamente non ricordo. Cerca una mela cotogna. Sai che non ricordo io. L'ho già sentita, però È non ricordo. in Una mela castigliano cotogna. Nicole si chiama membrillo. Ah! La mela cotogna è quella lì che è tipo, che quando la vedi sembra un limone, se non sbaglio. Sì, esatto. Che È sembra quella. molto piccola. Minchia, che brutta che è. Sembra un. Però è buona. Infatti è come me, brutta. Infatti Ah no, brutta ma Paolo. buona. oggi sono più Poi. drogato del solito, stavolta ci sarò Ah, non so perché quando vedo AC mi viene sempre in mente Assassin's Creed e non mi viene mai in mente Animal Anche a me. Crossing. La voglio la mela cotogna. Dice Kimi. Dovrei assaggiarla. Io la mangio A con me il non sale, io la piace. mangio con il sale. A me non piace. No, mio nonno mangiava la papaya con il sale. No, la papaya no, non potrei. No, la papaya con il sa. No. No, no, la papaya no. Dio mio, no. Vabbè, tutti i gusti sono gusti, eh. Infatti. Kimi, sacrari no, con i C'è chi. guardiani per ora ne ho fatti 2 o 3. C'è chi Quindi qua ci come cacio e siamo. pere. È buono anche. Sì. Cacio e pere. Sì? Sì, è buono, cacio e pera. Un'isola con i coupon nuke. Ah! Io sai che le tarantole me ne è apparsa. Due me ne saranno apparse, però non sono mai riuscito a prenderle. C'è la tecnica per catturarle, però no. Mi hanno sempre pizzicato quelle stronze. Ma perché penso alla fatta turchina quando dite mela cotogna? È perché Non lo so, è una lì sì. fatta Quello turchina, la mela cotogna. sì che non so perché ti fa venire in mente quella cosa. Non lo so onestamente neanche io, però. Dettagli. Ciao Dettaglio. Shadow, perché sei ancora molto, Shadow. dice Mattia? Ah, è vero, devo. Mi sono scordato, Mattia. Anch'io. Ciao Matti e ciao Shadow. Bah. Non posso Scusa, Shadow, sentire. non volevo eliminare il messaggio, ti volevo togliere dai moderatori. Sorry. Sorry, Ma sono deficiente, l'ho spento. Shadow. Ho eliminato il messaggio, non volevo. Anche le api valgono. Sì. Patto è installato Animal Crossing grande, Kimi. Non me l'ha levato. No, adesso sì, ormai Shadow no. Ormai non sei mod. Shadow of the Colossus. Dovo. Quando c'è gratis questo mese? O No, è c'era già mese? uscito. Ah sì, è vero che già Cioè, l'ho già bello passato. scaricato. Sì, l'ho Sì, bello già scaricato, è passato. vero. Sì. Ho scaricato anch'io.
Non mi ricordo da dove cazzo andavo di qua. Ok, voglio cambiare outfit, che quello non è che me piace. Oggi saremo l'eroe dei venti. Boh, Paltri, me l'hanno approvata. L'ha approvato le emoji? Sì. Di già? È arrivato GG. L'email. Allora fanno... adesso fanno prima? A me la prima volta ci ha messo come... no, la primissima volta ci mise come un mese. Poi quelle che c'erano ora, 15 giorni. E quella che ho messo ieri sera, stamattina già ce l'avevo. Ah, ok. Ci sta. Dopo invitatemi su Discord, aspetta che c'è un po' già adesso. Sto per raggiungere 400.000 rupie, GG Gianluca. Sinceramente io mi ricordo solo della fata turchina. Ok, aspetta Mattia. Già fatto. Ah, ok, grazie Nicole. Grazie finte. Qui c'era un Koroku qui. Se non me sbaglio. Vieni qua, lucertola. No, non ci sto. Qui se non sbaglio c'era un Koroku. Stiamo attenti a non cadere sotto, perché se cadere sotto so... sarei un coglione. No, oddio, quasi cado. O forse mi sbaglio con il piano che è ancora più sotto. Può essere. Ciao, ciccio! No, scusate, vi devo far vedere questo gatto che Mico è una Chan. Meraviglia. A chi? Dove lo fai vedere? Nicole, mi ruba lavoro. Sono veloce io. Sono muore. Ciao, ciccio! Ciao Sofia! Guardate che bello lui! Fai vedere? Facci vedere un gatto! E ciccione! Lui è quarto, che rimarrà qui per un bel po'. Ciao ragazzi! Fammi toccare un po' l'orecchio. Un bel maschione. Fammi toccare l'orecchio. Bellissimo! Posso trovare tanti fulminacci vicino agli Zora. Ciao ciccio! Come fulminacci? Ciccio. Cosa intendi fulminacci? Com'è che si chiama? Credo. Lui si chiama Romeo. Ciao Anto. Sì. Come Romeo Santos? No. quello che ha messo nello stato, Nicole. Romeo, sì. Quello. Come Romeo quale, Simo? Ha messo stato su... ha messo lo stato su WhatsApp. Ah. Buonasera Anto, la face. Ciao Anto. Come stai Anto? Non mi è giunto sul server. Stasera troverai le nuove 4 emoji, Anto. Già qua. Vieni qua. Allora, qua sotto c'è lo screen. C'è stavo screen. Vai su. Qui non mi ricordo che cavolo c'era. C'è bomba buono. Mi si è fermata la live, uffa. E fai refresh, Sofia, se qualcuno glielo può scrivere. Che faccia refresh. Fai refresh. Ok. Andiamocene un po' su Mario Kart, va! Non volevo farlo! Ah, stiamo cazzà! Stasera! A quanto pare sì! No, stasera sono calmo, dai! Cioè, si vuole far del male da solo. No, luna rossa! È la ecco. Luna, Buzzo! Alle porte del Nilo! Non era le porte del Nilo? Del buio era? Ma non mi ricordo un cazzo! Le porte del Nilo o del buio, boh, non mi ricordo. Ciao Epoche o Ciao. Proprio non mi ricordo. Ciao Epoche. Buonasera Epoche. Buonasera Renata Uroni, benvenuto. Benvenuta, che benvenuto. Oddio. No. Oh, non riesco a cambiare le armi. Ecco. Mi si confondono i tasti, dov'è che sto giocando ad Halo?
Ah, l'hai iniziato, eh? Sì, no, l'ho iniziato. No, poi dopo lo porterò live durante la maratona, lo porto. Se mo ti sei infognato. Sì, sto giocando ad Halo. Ma c'è anche Halo online? Sì, c'è l'online, c'è tutto. Guarda, c'è Halo. C'è Halo Reach. Viene il pacchetto, viene Halo Reach. Halo, Halo 2, Halo 3, Halo DST e Halo 4. Ma io non lo posso scaricare. Perché? Come mai? Perché è compatibile solo con Windows 10. Ah no, mi stai prendendo per il culo. Te lo giuro. Perché non hai Windows 10? No, Ciro usa ancora Windows 94. Io c'ho ancora Windows 90, no, 97, Paltri. Ehi! No, io c'ho ancora Windows 7 l'originale, ragazzi. Purtroppo... Ciro usa il DOS. Usa il DOS, oh, ancora. No, comunque dicono che Windows 7 è ancora il miglior sistema operativo. Sì, ancora sì, lo è. Vabbè, saliamola così, la volevo fare diversamente, ma... Il 7 funziona benissimo, eh. Le mie gatte sono diventate isteriche. C'ho paura. Ci rivado su Mario Kart stasera, sto calmo. Qualunque altra persona sulla terra, haha. Come che... Non ti credo tanto, Lorenzo. No, disco. Senza luna rossa sanguinata della protagonista non sarebbe bello come lo è. No, infatti, ci sta. Infatti, il fulminaccio è quel fungo che se cucini ti dà la pozione isolante. Sì, quello giallo. Sì, esatto. Ok, e che cosa volevi sapere? Dove lo volevi trovare, il fulminaccio? Oh. Il deserto. Tipo... Antono mi ha aggiunto sul server. Sì, nel deserto. Ma vaffanculo. Come stai ai poke? Via, ma perché? Allora... Nella strada per andare allo salvaggio del deserto. Sì, in quel cammino, nel canyon, poche parole. Sì. Infatti, quanti live pensi di ci vuole per finire il gioco? Penso che arriveremo come alla... 90esima? Siamo solo al 18. 90 live. Sì, no, perché siamo anche tra i semi ancora ci sta da fare, ci sta da finire i campioni normali e più dopo ci sta da fare anche DLC. E siamo solo 18esimo. A parte che me la sto prendendo anche con calma, che sennò se me ci metto anche meno, però sto facendo calma. Era per dire che Ciro non sta calmo su Mario Kart, lo dico per esperienza. Ah, no, ma Ciro è... Io, ragazzi, io non so come Ciro faccia stare così tranquillo quando gioca a Mario Kart. Mai conosciuto una persona del genere, io. Ragazzi, ma il più tranquillo di me non ne potete conoscere. Io? No, scherzo. Io. Sono tranquillissimo. Andiamo là, va. La sad perché la mia padre... La mia... Padre chiusa la mia cagnetta nella camera e io tipo, ma poretta, brutto pezzo di erba, tanto per non dire altro. Forza, allora vai veloce. Fai tutti i Kurogu? Sì, Anto, porterò tutti i Kurogu. Se no, non l'avrei messo al 100%. Qual è la... là, ma sono un po' rari. Ah, qua e là, ma sono un po' rari. Li trovi più che altro nel deserto crudo nella zona tra le colline di Colbacco. Anch'io sto tranquillo mentre gioco a Mario Kart. Sì. Già. Sì. Ma perché sto perdendo i caricabatterie? Non è possibile. Hai la sindrome di... della gente che perde gli oggetti in casa. Ieri ne ho rotto uno, oggi non trovo i caricabatterie della Switch. C'avevo una mela, mi sembra di sì. Ah, ok, ora ricordo. Oddio. Ora ricordo. È qui. Qualcuno di voi, ragazzi, di Animal Crossing è riuscito a prendere qualche stella cadente? Ah, io. Con quale Animal Crossing, Ciro? Quello del GameCube? No, quello del 3DS. Ah, quello del 3DS. Ciccio. Ah, ok. Ciao.
Agli Zora penso che non li trovi. Trovato. O se ce l'hai magari, se ce n'hai uno, Andrea, ti conviene sempre fargli la foto, metterlo nel sensore e da lì te lo trova il sensore automatico. Nicola è la persona più tranquilla che conosco in tutte... Sì, certo. Io sono la calma in persona, in ogni cosa. Lo sai che forse te credo, Anto? Forse te credo. Io non tanto. Come si fanno a prendere le stelle cadenti? Devi aspettare, ovviamente, la notte, Yuki. Devi guardare il cielo, devi cambiare la visuale della telecamera. Devi fare in modo che si veda il cielo. Ogni tanto si vedranno delle stelle cadere. Vedrai come delle comete. Tu la devi proprio guardare. Si illuminerà e il giorno dopo le troverai nella spiaggia. Poi mi sembra che le puoi trovare anche nelle rocce, mi sembra che le puoi trovare. Di rado, però, le puoi trovare. Vieni qua. Resta lì. Ma poverino, è durato meno di un lecca lecca. Nico, non fare la modesta, lo sappiamo tutti che nel tempo libero fai anche beneficenza. Ma con quali soldi? Scherzo. Fai beneficenza, Nicole? Magari. Volontariato? Volontariato, sì. Ok, grazie. No, prego, Yuki. Infatti, non so se te l'ho già chiesto, ma che lavoro fai? Dice Poker. Vento trocca. Come me. No, scherzo. No, adesso è Poker, lavoro. Questo è il mio lavoro. Io uno l'ho trovata a nord-est del villaggio Calvarico. Nicole che lavora alla Caritas. Vendo trocca. Esatto, Gianluca Russo. Il mio sogno era essere magnaccio, però non sono riuscito purtroppo a compiere questo mio sogno. Ah, è vero, sì, parkour, è vero, devi premere il tasto A. È vero, me ne ero scordato. Hai ragione. È vero, devi premere il tasto A. Perché forse Patinox mi credi? Ovviamente, Anto, tutto quello che ti sto per dire perché ti conosco, sì, di tanti anni che mi segui, però nel senso così proprio strettamente che magari parlare, stare, non so, anche in privato a parlare dei cazzi nostri non è che ci siamo mai stati, quindi mi dai quell'impressione di essere un ragazzo a posto. Sì, vabbè, ovviamente tutti ci incazziamo nella vita, però... Ciro, penso che tu sei più pacato. Penso che tu sei più sullo stile pacato. Ciro tende più allo stile del buzzurro proprio. Io sono la lunatica. In quello purtroppo non ne soffro anche io. Me l'hanno detto in tante a me, Nicole, che sono lunatico. No, io sono lunatica veramente. Infatti allora, esatto, sono pieno de quattrini. Io vorrei vedere Paltri, Gesù, a 10.000 iscritti, ci vede. Ti ci vesti. No, volevo fare una cosa simpatica quando arriverò a certe mete, però... Ah, non c'era, meno male che non mi ha sentito allora.
che hai fatto? No, niente, Ciro. Ti voglio bene. Fu così che poi Ciro se l'ha presa. Se l'ha presa dove non batte il sole. Allora, qua c'è Stanukurogu. Prendiamolo subito. Tre, quattro. E l'altro è qua sopra. Ecco perché Patri riesce a rimanere sveglio fino alle 5 del mattino. Tra troche, limoncello, c'è manco. A parte non è solo a mettere il limoncello, poche, eh. Mettici l'amaro del capo. Mettici la sambuca. Mettici il vinsanto. E poi mettici il ronchi. Io per quello, vabbè. Venderei anche l'anima. Infatti io come te sembro a Blasting. Non so cos'è Blasting, Loris. Non so chi è Blasting. Simo. Sempre in tempo per parlare. Sì, ho un milione. Sì, ho un milione di iscritti i limoni, ragazzi, No, io voglio la mela cotogna. Quella te la no. compri da sola. Gli ho detto il limone. Hai 2 milioni. La mela cotogna. No, sono le mele. Hai 3 la pera. E hai 5 limoni. Vai, non i limoni, l'arancio. Allora, questa quanto voleva? 5.000? Ah no, 1.000. Ce l'ho? Mi sembra di sì. No, col cazzo che ce l'ho. No. Sorry, fata, non ce l'ho. Non ce l'ho. Comunque, padre, non mi ricordo se te l'ho detto, però i miei amici mi chiamano Zeldapedia, perché ora come ora non abbiamo trovato cosa che non so. Ora come ora non abbiamo trovato cosa che non so sopra. Ah, che non abbiano trovato cosa che tu non sai su Breath of the Wild. Prova a chiedermi qualsiasi cosa su Breath of the Wild. Ma vai a. Ma no, perché non gli volevo mica chiedere quello, poverina. No, no, ma no, niente. Rudy, vai a fare il pane. Buono il pane. Sono tranquillo. Allora ti userò, Yuki. Ma vangulo, se me n'è andato. Un calabrone. No, ma. Infatti conosce meglio lui. No, quello è poche. Non è che me ne voglio vantare, però. Purtroppo ho lasciato la sigaretta, però l'alcol non sono riuscito. Beh, ho detto o lascio uno o lascio quell'altro. Anche il mio tipo o fumi o bevi. Esatto. Bevo. Entrambe le cose non ci riesco. È bello che io, per esempio, quando fumavo, bevevo in contemporanea. Buonasera, Ale. Agli inizi, quando ho smisi di fumare, non mi era complicato quando vedevo gli altri, tutti i miei amici, non so, lì col bicchiere e la sigaretta. Cioè, sudavo freddo perché volevo anche io una sigaretta, però la forza di volontà è stata più forte a non fumare. E da lì ho appreso che si può stare con altre persone anche senza fumare, però senza bere no. Senza bere non sarei io. Quanti fili d'erba ci sono in tutto il gioco? No, aspetta. E Yuki, quanto ci mette la Master Sword a ricaricarsi quando è al massimo? 800 matti. Chissà come Paltri ubriaco. Gianluca, guardate, quando c'è stata quella sfida su Instagram che dovevi mettere una foto al giorno, che ormai io l'ho lasciata lì quella foto. Sì. Ero indeciso se mettere quella foto o se ce n'avevo un'altra che era ubriaco. Però ho detto no, questa non la posso mettere. Ti dico solo che stavo scanando. Vomitando. Quando mi hanno fatto la foto stavo vomitando. Bella roba. Ho detto no, questa ne ha risparmio. No, allora, mettiamo questa. No, è meglio. Metto meglio quest'altra. Ma magari avevi fatto solo indigestione. No, Ciro, che tu dovevi vedere che c'era il bidone. Visto questi bidoni della vernice. Sì. I secchi della vernice. C'era il secchio della vernice che era vuoto.
Io ero seduto. Ero seduto in una sedia che si stava lì tutti insieme. Si stava passando la nottata. Sì. E ovviamente, che è successo? Che ho vomitato. E loro mi hanno avvicinato questo bidone. Io stavo vomitando dentro questo secchio. Però c'erano le mie sigarette, il mio pacchetto di sigarette che stavo fumando erano per terra, piene, riempite di vomito, perché ovviamente io la prima volta ho scanato, ho vomitato e il vomito è caduto per terra. E dopo c'era il secchio, mi hanno messo il secchio dopo, perché dopo ho continuato a rivomitare e mi hanno fatto anche la foto a sta testa di cazzo, pensate. No, hai fatto bene a non metterla, l'ho spiccato anch'io. Ho detto no, ma risparmiamoglielo. Quello fu, e ancora me ne ricordo, aprile 2011. Mannaggia. Ma sono aperto la paravela. Che c'ho detto? Ma che ho fatto de magna? Mangia della crepe. E mangia della crepe. Dai, su, mi vuoi attaccare o vuoi fare il Naruto? Dai, chi lo fa? Toh, muori. Ah no, aspetta che lascia... Non lasciava anche rupie? O erano gli altri giga che lasciavano rupie? Mannaggia, che quello bambino a Ciro al messia. Chi c'è in vocale? Ale, c'è Nicole, Ciro. Ci dovrebbe essere anche Mattia e Simone. Buonasera, Joe. Ciao, ciao. Devo prima trovare qualcosa che non so. Ah, quello è riferito a tanto una face, penso. Buonasera, Joker. Qui c'è una prima mia conoscenza su Breath of the Wild. Grazie per i dettagli della foto. No, Mario Kart. Era forse è meglio così, Liner, che ve l'abbia raccontato e non mostrato la foto. Già. Qui c'è il. C'è lo turbine di rivali. Sì, ok. Ma che fai? Ma guarda che non mi vola. Aspetta, aspetta un momento. Ok. Oddio, quasi non lo prendo. Mannaggia quel bambino Ciro. Al messia. Che bambino Ciro? Di Resident Evil 4? No, Ciro è morto. No, ci sono. Ah. No, se guardi c'è. No, che dico che magari si è mutato. Pensavo. No, mi ero mutato. Perché un attimo, magari stava non tirando. Che... Stava tirando un porcone. Ho detto, ah, magari si è mutato. Non ancora, allora. Non ancora. No, no, no. Vieni qua. Andiamo qua. E andiamo sette qua. Mamma. E poi qua dato bisogna arrivare fino in fondo alla vallata. No, tanto che ci so, to muori. Che fai? Era lì. Che fai? Non lo uccidi. Ah, arrivava più là, non me lo ricordavo. Dove cazzo arrivava sto fiore? Ah, fino a qua. Ok. Me la mangerei una bella crepe con la Nutella? Non ho anch'io, Gianluca. Una crepe alla Nutella. O quelle crepe olandesi, non so se le avete presenti. Che sono piccoline. Sì, sono presenti. O anche quelle. Vabbè, io mi per me... tanto cibo.
La Nutella è la mia trocca. La compro qua, però qua è carissima la Nutella. A me è finita. No, a me nausea invece. Di nausea? No, io no, io... Forse per me vivrei solo di Nutella. Ma ficcatela dove te lo dico io. Ma sai dove me la ficco? Ciro, sta zitto. Ma no, te palti. Parlando qui... Io me la ficco in bocca. Visto che sono curioso, come ti sembro? A incazzature? No, no, io penso che ai livelli di Ciro ci arriverà poca gente. Sì. Vabbè, ma in chat ancora non mi hanno sentito, per quello sono ancora un po'. Perché sto giocando a Zelda. Ok, speriamo che ti salvi, Andrea, la partita. Ciro, mi dedichi una passata palpata. Silenzio. Ciro le sue svapate. Dove cazzo è andato il mini sasso? È lì. No. Così smetti di soffrire. In Asmr. Ma per me... Ma per me, che non ho mai giocato ad Animal Crossing, cosa si fa precisamente? Oddio, che è sto rumore? Esatto. Mi sa che deve essere Simone, mi sa. Ciao Simone, adesso te vedo. Ciao Simone. Ah no, Ciro non c'è. Aiuto. Ciro è sparuto. È sparito. È sparuto direttamente. Ok, su Animal Crossing si vive. È un incrocio, come dico Liner, un incrocio tra The Sims e Minecraft. Se hai presente i due giochi, avrai già bene capito cosa c'è da fare. Infatti sto ancora ridendo perché oggi ho fatto uno scherzo a Laura e a Monica tremavano come le foglie. Che cazzo hai fatto, poche, poverine? Ma l'ha attivata la missione? Non mi ho fatto caso se mi ha attivato la missione o no. No, non ti è saltato. Andate Ciro, a zappare. Se arrivo ancora primo, il prossimo mese mi faccio divinità da paltri. Non ho capito, Mattia. Se arrivi primo, mi faccio ancora divinità da paltri. Allora arriva primo, Ciro. Buonasera, Mattia. Va bene. Ma in questa gara? Sì, in questa gara. Ok, ciao Mattia. Ciao Leonardo Dattilo. Benvenuto. Buonasera. Infatti io ci sono anche se non scrivo, sto giocando a Mario Kart. Grande, Quizzi. Spero che stai nella lobby di Ciro, Mattia e Lorenzo. Sta per iniziare a piovere, intanto qua, tanto per cambiare. No, non ecco. Voglio questo, voglio quest'altro. Poi. Ma no! No, vabbè. Voglio le armi. Se avessi avuto un martello sarebbe stato meglio. Mattia, sono secondo adesso, eh. Sto vedendo. Palengo, balordo. Sono secondo, cheat, adesso è quinto. Ragazzi, questo non è niente. Mannaggia, i biscotti al cioccolato. Biscotti al cioccolato? Vabbè, ragazzi, mi hanno distrutto. No. Non doveva dire che era secondo. Visto? Lui sta zitto, Ciro. Già a me che parlo. Mannaggia San Crispino. Ma va in culo. Vabbè, non era per te, vavangulo, Matti, Era per me. Strano qua altri. Quindi hai detto che se arrivo ottavo... Faceva quello da eroe del tempo. E io sono arrivato ottavo. Cos'è? Svapa. Tu continua a svapare. Lo sapevo che avrebbe iniziato a svapare. Uè, Wayu, sono tornato. Uè, Kimi. Ma no, sono deficiente. Ma non è possibile. Mi piacerebbe giocare ad Animal Crossing, ma non ho i big money per prenderlo. Comunque ti conviene comprarlo in digitale, per come stanno andando le cose. Ma ti esci con me che andiamo da Lorenzo. Oh, un invito? Esci con me?
cos'è? Un appuntamento. È un po'. È un appuntamento. Hai rotto le scatole. Tesla, io ti ho rotto le scatole. Ma io non ho detto niente, ho detto solamente di Ciro. Di altre cose io non c'entro niente. Dobbiamo andare a prendere la live di lunedì. Che ho detto lunedì? No, se non è sicuramente prima. Sono entrato, Ciro. Infatti dov'è il mini sasso rock? Sempre Patti. Alla, il grande Patti. Animal Crossing in breve arricchire uno stronzino di tanuki, esatto, Pancuro. No. Ah, ma è questo qui della community. Quello è uno strozzino numero uno. Non va. Tumnuk è uno strozzino di quelli numero uno. Oh, che strano, non è caduta. Un miracolo! Qua mettiamola qui e mettila qui e cambiala qua e vai di questo, vai di quest'altro. Ok, ci sei arrivato. Dovrei arrivare tranquillamente. Niente, cacciato fuori. Non fa entrare. Mi fa entrare nella lobby di Lorenzo? No, ma non fa entrare. Mannaggia i biscotti al cioccolato, best insulto della vita. Sì, sì, poi. Spiegalo a Patti. Ma cosa t'ha fatto Monica, scusa, Niente, mi fa entrare. Cosa t'ha fatto? Che t'ha combinato? Allora, che... Questo qua c'era anche su Zelda. Io sì. Nicole sclererebbe anche su Animal Crossing. Ma io Animal Crossing non lo prendo. Ma io non ne prendo più i giochi. Questa è bella. Ragazzi, segnatevi. Vabbè che è pesce d'aprile, però. Segnatevi la data. Ciro ha detto che non prende più giochi. Avanti, spiegalo te. Le vinco tutte. Avanti, a te che te lo ha chiesto Slady. Poche. Cosa hai bevuto? Oggi può giocare Kimi a cosa? Rocket League? A un Rocket League? Io ce l'ho gratis. Ok. No, vabbè. Su Kirby si sclera ogni tanto, Loris, eh. No, sai dov'è che magari dovrebbe sclerare? Su... Com'è che si chiamano quei giochi? Giulia, Giulia Passione Cucina. Sclererebbe anche in quei giochi. Tutti i giochi, quelli là. No, veramente? Ma perché li prendeva mio padre? Poi gratis, tra l'altro. Ah, un Mattia, tuo padre un Mattia. No, mio padre prima di tutto è il più bello di tutti. No, quello è poco male sicuro, quello. Ma infatti il mio non era riferito nel senso che Mattia è bello, nel senso che Mattia sì, che... Sì. Tipo Mattia. Ah, perché io sono viziata. Non se l'ha capito? Qualcosa, tipo, sì. Novità. Dai, Dani. Adesso mia sorella possiede la mia Switch comunque durante le live di Paltri.
Ti piacciono, Lorenzo? Sono le prime 4. In settimana dovrei mettere le altre 6, mancano. Cioè, lo vedi, Mattia, che io non sparo cazzate, eh? Cioè, tu lo vedi, Mattia, no? Cioè, io non dico cazzate. Quando dico che veramente... È stato primo per i primi due giri, al terzo gli arriva un gusto. Al terzo è successo un finimondo. Ciao, Ciccio! No, l'ho usato adesso, ciao, Alberto! Chi è più scarso di tutti a Mario Kart? Vale, beh, io. Io un assoluto. Mamma mia, dai. Per andarmene da qua, per non affrontare tutti sti stronzi qua. Ma anche quelli dietro. Boom. Sì, no, vado di qua. C'è Achillo. Ti fai vedere una meraviglia. Ah, non me ne fa mettere un altro? Che strano, mi volevo preparare il cammino. Ma no. Posso postare mio fratello se capelli? Che ha fatto tuo fratello? No, dovete mettere i capelli di mio fratello. Vai, vai. Vogliamo vedere. Aspetta. Aspetta. Ciao, fratello. Simo, no, i tuoi capelli... Sono bellissimi, Simone, tu hai problemi di identità? Così mi stanno così a me, però non mi stanno. Simone, mi stavo preoccupando, veramente. No, ma i capelli di Simone sono veramente belli. No, no, non dico che sono belli, ma come cazzo se li ha legati? Sembrava la Britney Spears dei poveri. Stanno meglio così che sembra che ti è scoppiato un petardo in testa. Sì. E io come non volevo andare tranquillo da qua. Ma ci arriviamo in chat? No. Che ce li sto perdendo i capelli con sto gioco. Oh, ancora devo caricare il tuo TikTok. Ah, è vero. Lo ce l'ho in memoria. Sì, sì, ma, no, video... Quel video che avevamo registrato, ancora niente, non l'hai editato, vero? No, ancora no, non l'ho editato, c'ho da finirlo. Ah, ok. Dobbiamo farne anche un altro. Sì, ce la farne un altro. Che carino, sì! Io non ne faccio più. Perché? Fortnite. Perché Matteo lo vuole fare su Fortnite. Appena ma neanche morto. Lo facciamo su... su Call of Duty? Stai guardando la gara, no, Mattia? Sei il primo. Ok. Che giro, eh? 3 minuti e lo faccio, Io sono dietro di te, se gli lanci il guscio rosso t'ammazzo. Ciao, Ricky! Patti, leggi il mio messaggio sopra. Vai, dire. Non so niente. Ah, praticamente poche. Essendo il mio ragazzo... Aspetta, Praticamente poche, essendo il mio ragazzo, si è inventato che uno della community gli ha detto che io mi vedevo con altri ragazzi, mi stava incolpando e quindi mi stavo prendendo una paura assurda. In poche parole ti avrebbe detto, no, aspetta, che tu ti vedevi con altri ragazzi. A parte, vabbè, che oggi come oggi vedesse un po' problema, che si sta tutti segregati in casa. Quindi non so che paura poteva avere, a parte potevi solamente parlare per telefono. Quello, vabbè, c'è può stare, però... Vedessi, no, guardate, Simone, bellissimo! E ti ha fatto prendere il coccolone. No, dai! Non l'ha tolto, visto? Visto, Nico? Non... Dovevi stare zitta! No, Simo, dai! Primo! Io sono andato a vedere, non c'era. Buonasera, PJ. Infatti, volevo abbonarmi a Saggio, ma non funziona. Che strano, PJ. Stranissimo. Notare un Ciro completamente arrabbiato e di... ha detto che sei... Ma che padre è quello? Io in questo momento ho i dread. Belli, Loris, sì. Non ho mai avuto coraggio di farmeli, non so perché. Forse, che, forse perché mi sarei visto come il culo, penso io. Buonasera, Tregris. Un attimo, scusate.
Vediamoci. Però non l'ho capito. Nel senso, lui faceva geloso, Monica. Lui stava attuando. Stava attuando come un geloso. Questo più che mai è quello che voglio capire. Buonasera Michelangelo, benvenuto. Abbiamo perso Nicole. Io ho capito il labiale. Io non ho capito un cazzo, che è diverso. Che novità, Paltri. Sì, magari. Sì, tipo, ok. Ok. Nicole è morta. No, però sì, Simo. Simo veramente sembra un gay di merda, eh. Non so se te lo dico chiaro e tondo, sembra un gay di merda. Falsi, devi dedicare un momento a Ciro. No, Ciro io l'ho visto concentrato lì, sembrava che stava pregando un rosario, non so cosa sta facendo. No, no. Sta tirando anche Gesù Cristo, sta. Alto com'era meglio. Adesso sì, va meglio, Simo. Io purtroppo, ragazzi, non ve li posso far vedere, se no. Ve li farei anche vedere, ma non si può. So solo che è stata un'idea fantastica. Però poverina, l'hai fatto soffrire ai pochi. Nel senso, tu ai pochi l'hai voluta mettere alla prova per sapere se ti amavo o ti era fedele veramente. Eh? Bastardaggine numero uno. Poche contattano. Infatti solo per, diciamo, aiutarti con gli iscritti, posso chiederti... No, Patti, guarda la faccia di Ciro. Grazie, PJ. Ti ringrazio. Però ovviamente gli deve piacere il canale, perché se non gli piace è inutile che io la gente dica che si iscriva alla gente se poi dopo non gli piace neanche il formato o il tipo di cose che porto. Dove cazzo è la sacrario qua? Paltri. Ah, dimmi. Ciro è ultimo. No, Paltri. Che ha fatto adesso? Paltri. No, guarda la sua faccia. Devi guardare. No. Sembra facile un uomo che gli hanno appena detto lei c'ha un tumore nei coglioni, sa? E così che tiro. Esatto, bravo padre, eh. Bastardo! Aspetta, dove cazzo è il sacrario? Qui c'è il sacrario, non mi ricordo cazzo era. Dove era il sacrario qua? Se c'è... Lara? Sì, Yuki si chiama. Se c'è Lara, magari. Io adesso non mi ricordo dove c'era il sacrario qua. Dove cazzo è? Ah, mi segna quello. Ah, è là sopra, mongoloide, è lì, guarda. È quello che c'è vicino al sacrario. Ah, va, il sacrario, lo stallaggio, che è là. Ciao Davide, buonasera. Sì, nel video una settimana fa. Ma quanto ti reputi forte da 1 a 10? Cosa intendi per forte, Gio? Più 41 cosa? Lara sono io, sì, esatto, Yuki, sì. È che non so perché ho avuto un attimo, non mi ricordo se ti chiamavi Lara o Laura. L'avevo confuso con l'Aulalla. Ciro, non tirare così tante madonne, ripeti con me. Mannaggia i biscotti al cioccolato. La feccia ancestrale, yeah. Stavo cercando le tarantole, quindi non ho sentito, puoi ripetere. No, bello fatto, Yuki. Che non mi ricordavo dove era il sacrario in quella zona. Sentivo il sensore, però non mi ricordavo dove era il sacrario. Adesso l'ho già ben trovato.
Allora, questo qui se vai senza movimento. Ma se una freccia ancestrale contro un Lynel mi dà la sua spada, il suo arco e il suo scudo, non ti dà niente, Andrea. No, non ti dà niente. Sparisce tutto. Guardate che tiro diritto col dado. Sto aspettando la sfera che rispawni. Gioco la mia sfera. No, mi sa che non funziona. La parola con la O di tante lei fa. Sì, l'hanno indovinata, Sianto. Sì, l'hanno già pare che è indovinata. Era un volollo. No. Troppo forte, cazzo. Non te la faccia rispawnare. Oddio, cos'è? Ciro? Dimmi. Non ho sentito niente. Risposta. Non ho sentito niente. Tutto bene? Madonna. Ma chi è che fa sto casino? Rip Mattia. Infatti Anna non può venire, quindi ti manda un saluto da parte sua e Laura. Beh, non so cosa stia passando, quindi non so se può venire o meno. No, tranquillo, poche cucche, grazie, saluta da parte mia. Infatti sono una pippa contro il Lynel e ci scoppio subito, come faccio? Vabbè, se c'è lo Stasis usa molto Stasis e le frecce. Dovrò mutare Mattia. Mattia mi era venuto. Comunque, se c'è lo Stasis potenziato, usa lo Stasis e le frecce. Attaccalo sempre prima tu. E fai sempre gli. Colpiscilo sempre in fronte, così almeno lo stordisci un po'. Come cazzo attivava la da. Quell'altra da qua? Ah sì, da qua. Vai, pallina. GG. Cazzo è successo? È caduta. E pensavo fosse entrata. Ma dai che merda. Sì, sabato sì, ragazzi. Buonasera Fabio Fiamma. Sabato sì, c'è la maratona di 24 ore, ragazzi, sarà su Twitch. Quella sarà su Twitch, la live. Inizieremo alle 4 del pomeriggio. Che parola era? Era olocausto, antroface. Guarda, se arriva... Era uovo al pomodoro. Uovo al pomodoro, è ovvio, sì, sono... Proprio 9 lettere, uovo al pomodoro. Poi se arrivi a 6.000 iscritti faccio l'abbonamento da 50 euro con tutti i miei account e ti giuro non lo faccio seriamente. Ne ho 3. Me coglioni, Ale. Allora preparali. Che ci arriverò presto. Di che stavate parlando?
Ah no, stavo parlando che Ale voleva, mi ha detto di fare abbonamento. Che se arriva a 6.000 iscritti si fa l'abbonamento a 50 euro. Con tre account che ha. Ah, pure. Patreon questi, sì esatto, la... Non so perché mi ricordavo che quando ci continuavo ugualmente, non so come mai. Ho avuto questo momento di perdita. Ma che c'è ancora? È che sei mutato perché non so come mai. No, adesso no, Mattia. Facevano rumore il suo microfono. Solo per questo padre. No, vai Gio. In descrizione troverai il link per seguire me, Sly, Ciro. E mi sono scordato di mettere quello di Mattia. Sorry Mattia, mi sono ricordato adesso. Mandami un messaggio per WhatsApp per ricordarmelo. Ma no, il pomodoro inizia con la U, Ciro. Beh, dal tuo punto di vista. Io ho detto uovo il pomodoro. Uovo il pomodoro. E vi dico subito che la live di 24 ore su Twitch porterò giochi che ovviamente non ho portato qua sul canale anche. Sì. Detto qualcosa, Nicole? Sì. Mi dica. Devi fare il sondaggio per chi vince. Ah sì, è vero ragazzi. Chi è che resterà tutte 24 ore con me, farmi compagnia, si vince l'abbonamento al mio canale di Twitch. Glielo pago io. Hola. E se vinciamo in due? Lì c'è il sondaggio. Tu non capisci niente. Tu non se capisci niente. C'è il sondaggio. Vai Simo, dobbiamo vincere noi. C'è un sondaggio. Da lì farò un sondaggio che è più votato. Ma era del tempo, dovrebbe già avere l'abbonamento al canale Twitch. Ah è vero, lo dovrei dare a Palux. Lo devo già dare a Palux e a Nicole. È vero. Anche a me in teoria, ecco fatto. E anche a me in teoria, fatto 2 mesi da divinità. Ma Twitch non c'era. Cosa Paltri? Non ho capito. Mafioso. Quindi Nicole c'era già. Ci sto, haha, ci provo. Uovo e pomodoro, io ma a volte vado a magnà. Mangi quando mangi diretta con me, Gio. Io mangerò qua con voi. Sì, no, ovvio, porterò anche Dark Souls. Vabbè. Che ha fatto? Ha detto Mattia? Questo qua si prende anche l'abbonamento di Twitch grazie a me. Hai visto? Allora, fallo a me l'abbonamento. Allora, adesso sì, Nicole, sei nude. Mi devi chiedere minimo con tutto quello che hai pagato. Vincerò con l'abbonamento. Comunque vincerò io. Io so anche tu non. Lo so anche tu non mi uscivi. In che senso, Gio? A questo punto gli do il mio ID sotto al tuo video. Allora, uccidiamo Akisto. No, mi fanno bucache. Vieni via. Io mi sono salvato. Da che mi sono salvato? Guarda, non... Ma se io sparo alle teste. Ma sparo, colpisco alle teste che sparo, non sparo. Colpisco alle teste, perché non muoiono? Vieni qua. Ah, c'è la borsa piena? Forse ne avevo uno. No, così, va bene così. Ok, siamo arrivati al laboratorio, c'è a portargli la fiamma e segate varie. Ricorda, 1 a 100 quanto è portato? Prima intermezzo 5 minuti prima della... Devi arrivare a 100 questo fine settimana. Ah, no, Ale, no. No, questo fine settimana. Dai, questo... Sì, lì non ci arrivo. Tu calcola che... Ale, nel mio canale si stanno iscrivendo in media tra le 10 e 15 persone al giorno, quindi non ci arrivo. Ah, dicevo a poche, ok, Joe. No, sarà tutta una da 24, Trex, che poi dopo quella lì la ricaricherò qua su YouTube. L'ho fatta apposta là perché qua su YouTube più di 12 ore non le posso fare ogni volta.
Ti ricomincia il microfono, Mattia, un'altra volta. Forse poi farò l'abbonamento da 10. Ovviamente, ragazzi, dovete sapere che l'abbonamento di Twitch non ha il solito valore di quello su YouTube. Nel senso che non hanno le solite, come si dicono, i soliti vantaggi. Ma altri, quindi potrò rimanere in bocca alle orecchie. L'unica cosa che c'hanno in comune è che chi è che si abbona al canale Twitch può venire nel gruppo WhatsApp. Non ho capito, Simone, cosa mi avevi detto tu? Certo, perché tu sei l'eroe del crepuscolo. Quelli che di YouTube, sì, che sono l'eroe del crepuscolo, c'hanno, possono venire in vocale anche su Twitch. Quello sì. Altrimenti dopo faccio senza un limite. Ah, vabbè, quello. Hai mancato un numero, quale? Step Link doesn't want to homework and here brother coming on Link. Ma chi è che si può chiamare buio? Un tossico. Allora devo portare. Basta! Allora. Qui c'è il glitch del Semekuroku, se non lo sapete, ragazzi. Del Semekuroku infinito, in questa zona qua. Non ci ho mai fatto un video, però. Semmai dopo ve lo mostro il glitch. Toro, veli di merda. Ciro, faccio una sfida anche per te, quindi riesci su Twitch con i server americani? Sì, Antrofile, perlomeno l'altra sera quando l'ho fatto andava bene. Non sarà la risoluzione di qua, quello sì, non vi aspettate 1080, sarà 720. Qui c'era un Kuroku, mi ricordo. Ah, però si attivava dall'altra parte. Dall'altra parte del monte di là si attivava il Kuroku che qua. Ciro che tira il suo sospiro di depresso. Buonasera Nenè. Il wifi non prende. No, tranquillo, lascia un bel like Nenè e mi fai contento un sacco. Ma proprio adesso ti dovevi svegliare? Ah no, tu sei figlio Androcchia. Come morire allegramente, violentati da dei grubli? No! Non vedo un cazzo. Ecco, bravo, brucia, brucia tra le fiamme dell'inferno, brucia. È una merda, grubli. Ma adesso no. Meno male, c'ho la fata. Mi ha salvato la fata. No, adesso no, Mattia. Perché tutte le cuffie che prendo si rompono? Anacca, waglio! Ma muori! No, ma è giusto l'inventario. Tudum. Rip torcia. Avevo un mal di testa inizialmente. Sì, se mi è rotta la torcia. Non so perché stavo usando la torcia. Un mongoloide. Avevo un mal di testa inizialmente che non ho idea. In che senso, Ale? Ah, della cosa di svapare. Ora che sei.
Se attacca la fai anche il labirinto almeno. Sì, infatti volevo andare dal labirinto per il teletrasporto, esatto, Pakuro. Allora. Per non saperne leggere né scrivere. Andiamo con i metodi alternativi. E poi dov'era quell'altro? Aspetta, che non mi ricordo dov'era l'altra. Scendevo giù di qua, mi sembra. Fatemi ricordare. Ah, eccolo là, è là, l'ho bello visto, bello visto. Ah, già bello visto. Vieni qua. Dai, che ce la fai ad arrivare, dai. Perfetto. Che prendersi da solo con la stessa bomba è proprio da deficiente di primo livello. Adesso da lì. Io tagliavo sempre la strada, prendo cazzo la tagliavo. No, lì manco Bugaz. Vieni qua. Ma guarda te, va preso qua sta merda. Dal letto, Ciro. Ah, Ciro, ti ha scritto un messaggio Ale. Ah, scusate. Per il tuo abbonamento. Ti ha scritto un messaggio. Aspetta un attimo. 15. Se svavi per 10 secondi con 15 di nicotina e buona a livello 3 al tuo canale. Una volta ci ho provato e sono riuscito solo per 5 secondi. Mi è arrivata una botta di nicotina. Allora, io questa che sto fumando è nicotina 18. Per... per 10 secondi? Va bene, ci sto. Domani in live lo faccio. Commentato, ma porca vai sul profilo dopo, stanno tutti i numeri quelli che devi scrivere. Allora. Ecco, iniziate anche a piovere sta merda. Boh, è aperta la scommessa allora, Ale. Non aperte le scommesse. 200 watt. No, 200 watt e mi esplode la la sigaretta. Che è diverso. Eh sì, lo farei, ma 200 watt mi esplode la sigaretta. Il massimo che posso portare è 80. Hai smesso di... dai, smetti di piovere. Ma guardate, che poi tra l'altro non è che starebbe piovendo, è questa... questa acqua di merda. Ok. Sono qua, vieni, sono qua, sono qui, vieni da me. Vieni. Ok. Speriamo di arrivarci.
Ah, se mi è spenta. Era di qua, sta un quadrato dalla parte sbagliata, mongoloide. Era di là. Da qui scendo e basta, vado lì. Da qui scendo qua. No, però potrei scendere di qua. E la vedo subito. Ok. La dovrei fare da qua, allora. Vai. Ok, perfetto. Non mi rompete le balle! Va bene, Ale, ne parliamo domani nella mia live. Ti verrei addosso, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ciao Rosita! Buonasera, benvenuta. Chiruzzo, dai, ne parliamo, ok? Di che? Ti vuol fare esplodere la sigaretta in bocca? Che... Sì. Devo far morire. Ragazzi, mi raccomando, don't try this at home. Io vado via un po', ci vediamo dopo. Ok, Trekris. Bah, sì, sì, Trekris. Fatto, copiato, Joe, giuro. Ok, quello che stanno scambiando il codice. Ok, ma calmo, ok. Ti ho trovato, amen. Come va, Rosita? Tutto bene? Scusate se vi ho visto adesso, ma ero un attimo concentrato per mettere... accendere quel falò del manga. Poi dov'è quell'altro? Aspetta, me ne manca uno. Da qui scende... Ah, va là, ok. Ok, 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 ok. Che è quello là. Vieni qua. Perfetto. Chi è? Che vuoi? Che vuoi? Cosa volere tu da me? Perché tu volere morire bruciato? Eh? Bene, Rosita. No, bene, bene, bene. Todo bien. Per il momento todo bien. Da qui ci dovrebbe essere una qua sotto. Dov'era? Me ne manca una. Ce n'è una che è qua sotto. Do cazzo è? Quelle ci sto ancora studiando, Anto. Quelle ci sto ancora studiando. Ecco che arriva Sly, ovviamente, ha visto Rosita, è arrivato subito Sly. Ciro, stai calmo. Stai calmo, Ciro. Non ti far... Ah, eccolo qua, non lo vedevo, era qui. Era lì, adesso aspetta che smetta di piovere. C'è uno spazio dove che potrei fare un falò? No, c'è un cavolo. E vabbè, aspettiamo, intanto leggo la chat. Oggi non mi si accendeva più il controller del Xbox. Come mai? Non lo so, avevo tolto la batteria, però non... Quanto ci giochi al giorno, Mattia? Oggi ci ho giocato 2 ore. No, una. Ok, ah, oggi ci ha giocato 1 ora tutto il giorno. Birbantello Sly, purtroppo. Ale, la stessa cosa che ti ha scritto a te su Telegram vale anche per lui, eh. Ovviamente che... Com'è che l'ha scritto? Aspetta, aspetta, te lo leggo, dato che
aspettiamo che smetta di piovere. Allora, come ha scritto? Do cavolo, dalle mie parti si dice così. Tira chiunupilu a canacorda. Così ha scritto. Tira chiunupilu canacorda. Infatti con la boccellite. Che cazzo è la boccellite? No, io lo so, ragazzi. Che cazzo è la boccellite? Infatti tu sei il birichino maggiore di tutti, eh. Io ho esperienza, Loris. Che è diverso. Ovvio che è rivolta anche a me, sono il primo della fila. Uno che ragiona finalmente, date un amaro del capo a quest'uomo. Magari. Magari, donne. Con un bicchiere d'amaro del capo. Vido tutto me stesso. Ve lo dico subito. Solamente per un bicchierino d'amaro del capo. E tanto piove, noi aspettiamo che smetta di piovere, perché sennò non posso accendere il falò. Questo dialetto del sud, sì, vabbè, tanto, però il mio... Io non so parlare proprio calabrese, quindi non ci fa caso al mio dialetto. Dai, però, accendete un cerone per me, ma che cavolo! Esatto, Loris, da me, io lo conoscevo in quel modo. Tira più un pel de figa che un carro de buoi, quello sì. Povero Ciro. Ah dai, su, ha smesso, dai, dai, che manca poco, sta per... Stanno per andarsene le nuvole. Ok, allora, sto coso era qua sotto. L'era lì, ok. E che l'hanno messo giusto che c'è l'albero lì che ti... No, prendi l'arco. Questo. A parte potete tirare a quello là, che io mongoloide, guarda qua. Vai già a dormire, Simo. Perché so così mongolo? No. Accidenta me. Qua andiamo di... Cioè, vuoi stare sveglio per 24 ore, Simo? Non c'è dormito adesso. È che non ha dormito in tutta la notte. Un Ciro. Come sardo? Depenso. Che sento? Cosa intendi per sardo? Ma tu non sei sardo, Ale. Tu sei del... Veneto? Tu sei veneto, Ciro, Ale, se non sbaglio. Stacca da Mario Kart e riusciamo più tardi, va bene? Così là non ci può sfogare. Faccio l'ultima. GG per la freccia di parte. Sì, no, io mi ci vorrebbe da piangere, Monica. Boblin, non mi rompere il cazzo adesso, eh. Poi, tra l'altro l'ho chiamato Boblin, quando è che è un Grublin. Allora, vieni qua. La mela di Patria è in pareggio. Sì, esatto, Loris. Avevo calcolato male la traiettoria. Allora, qui ce ne dovrebbero essere tre dei Grublin. C'è quello là, c'è quello che è là dietro la roccia. E ce ne dovrebbe essere uno sopra nella salita che c'è di là. Vieni, ecco, bravo, guardami, guardi, guardami come sono bello. Guarda con questi pantaloncini bianchi che indosso, vieni.
Vieni, 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 seguimi, seguimi. Ma dove andà con quei piedi? Ecco, io sbaglio arma. Anche un mongoloide, ovviamente. Non mi ricordo, c'avevo da prendere la spada suprema. Ma ci vai a fare in culo? Vabbè. All'improvviso l'incoscienza. Venisse in colpa te e a tutta la famiglia dei Grublin. Vieni qua. Ho saltato. Ho saltato, Cristo. Mi hai fatto sprecare due fate, maledetto. Sei una merda. Se te lo dico, Grublin, ma sei proprio una merda. Ah, ave paria. Faccio prima scrivere qualche su Animal Crossing, pancuro. Party Pro, player di Zelda, sempre party, prova ad usare il contrattacco contro il ciucciu. Avevo calcolato male la traiettoria. Vedo bene quanto Bocelli. Non ho detto che sono calabrese. Comunque sì, sono veneto. Calabrese, ne ho detto sardo. Hai scritto qualcosa del sardo, solamente che non l'ho letto, Ale. Fammi uccidere questo che qua, perché sennò tanto dopo non lo posso attaccare. Perché se vengo con il... Vieni qua. E uccidiamo. Stanno un pipistrello. Pipistrelli, cacatemi. Anche te cagami. Bravo. Ci credo. Senza parole, mi viene a vomitare. Spengo. Poverino. Poverino, gli viene da vomitare. No, no, veramente, cioè, vergognoso. Troppo vergognoso? Troppo. Ah no, ce n'era un quarto. Ah, non me lo ricordavo ce n'era un quarto. Vabbè, però posso passare di qui. Tranquillamente potrei passare. Sempre se non inizia a piovere. Anzi no, sta per iniziare a piovere. Allora, per non saperne leggere né scrivere. Tante volte ci prendesse la pioggia. Dovrei avere un petrofocaia, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Ce n'è rimasta una. Bivacchiamo fino al mattino. Ora minimo arriva che piove, sta piovendo. Mi risveglio la mattina che sta piovendo. Ecco. L'hai tirata, padre. Ma vangulo! Se venisse in colpo. Vieni qua. Dai, su, tanto mi diverto con te, dai, vieni qua. Ah, no, te sei no. Vieni qua. Buonanotte, Simone. Notte, Simone. Si è addormentato. No. Già si è addormentato. Si sta preparando per la maratona. Si sta facendo gli esercizi. Esatto. Infatti si è si sta allenando. Sta allenando gli occhi. Te la sei tirata a parte, esatto Monica, me la sono tirata da solo. Vangulo. Tanto lo so, sto gioco mi odia, quando dico qualcosa succede sempre così. Vediamo se... Perché... No, devo aspettare, ormai devo aspettare. Aspettiamo. Facciamo una metafisica intanto. Tu Sly lo sapevi questo qui dell'evento Sarabanda? Se ci sei ancora in chat.
Forse lei capirà di cosa sto parlando. Perché io proprio ero all'oscuro di questo evento, dell'evento Sarabanda. Sì, poche non sono a posto nel letto. Ora ti assicuro di addormentare insieme. Ancora stai con i codini, Simone? No, no, no. Ah, meno male. Meno male ti sei Ancora tolto. io appena lo Non la incontro. piega dei capelli. Tra virgolette, spiega perché dopo 2 mesi. Quale evento? L'evento Sarabanda? Dei Nintubers Sly. L'ho visto adesso perché c'era una notifica. Infatti, massacrare lo stallaggio vicino ai Goron. Ci sono due scrigni o Boh, uno? Nello allora. stallaggio vicino ai Goron. Quello là prima di No, entrare nel vulcano. no. Però non mi ricordo com'era strutturato il sacrario adesso. Aspetta, Dentro quel fammi vedere. sacrario, che c'era? Com'era strutturato quel sacrario? La sfera di metallo. La Non mi sfera di ricordo. metallo. Si chiama così il sacrario. Non Sì, ricordo, Anto? mamma mia. Non può piovere per sempre tranne ad aereo, esatto, Vancouver. Guarda qua. Vabbè, anche Ecco io, la qua. colpa era mia perché ragazzi, voi dovete sapere che quando liberate il colosso sacro Varuta si attenua la pioggia. Ugualmente continuerà a piovere ad Hyrule, però non pioverà come adesso. Però siccome Varuta la volevo lasciare per ultimo, e dopo qui volevo andare dai Goron. Ah, non lo sapevano. È che nemmeno io, Sly. Non ci avevo fatto caso. Ho visto la notifica, diceva, del coso di Sarabanda. Ecco, ora dormi. No. No, quello nemmeno io, Sly. Guarda. Anzi, colgo l'occasione per chiedere scusa a tanta gente. Che c'è anche qualcuno qua in chat che se ci metto un po' di tempo a rispondere. Ma per me, proprio ultimamente, sta diventando sempre peggio rispondere alle persone. Ti hai ancora il mio numero? Ale, se non l'hai cambiato, sì, ce l'ho. Sei bloccato, magari ti ho, però sei tra i bloccati su WhatsApp, però avere ce l'ho. Se non l'hai cambiato. Sono ritornato, grande Vert. Dai, su, smetti di piovere. Smettine. Devo andare che dispregiativo del maiale divinità. Domani mi devo svegliare presto. Ciao a tutti e buona live. Ciao Loris, grazie per la compagnia. Ciao grandissimo. Salutami Anna. Eh sì, esatto, Anto, come ti ho detto, se non liberate il colosso sacro per primo Varuta, la pioggia sarà molto, molto, molto spesso ci sarà. Se invece la liberate il colosso, la pioggia ci sarà, però la troverete meno volte. Ho sempre il solito, però tu l'ho perso. Allora ce l'ho io il tuo contatto, Ale. Manga poco. Dai, pioggerellina. Smetti di piovere. Ciao Alucard. Che armatura è questa? Questa che c'ho io, c'ho quella di Ganondorf, i pantaloni dell'eroe del vento e il cappuccio dell'eroe del vento. Tutti questi tre oggetti li puoi avere con
l'armatura di Ganondorf con il DLC, invece gli altri due, il cappello dell'eroe del vento e il padrone dell'eroe del vento, con l'amiibo di Link di Wind Waker. Dai, che manca poco. No, devo tornare a qui. A Kisto, dov'era? A Kisto. A parte che c'era un'altra arma. Ah no, però è sparita quando ho fatto venire il giorno. No, niente, come non detto. Come non detto. Andiamo. Andiamo ad arrivarci. Ok. Dove cavolo è? Dove cavolo sei? Au! Eccola là. Dai, prima che mi si rompa il bastone. Adesso prendo fuoco completo. Ah no. Meno male si è rotta adesso. Meno male. Meno male che si è rotta adesso. Ok. Grazie Delicilio, ma devo ancora arrivarci da quel quella parte. E che trasblocca come esci dalle Alucard. Come esci. Oddio, sto prendendo fuoco. Come esci dall'altro piano dell'origine, all'inizio già puoi prendere l'armatura. Ma tu sei Leak? Sì, volevo dire sì, scusa. Comunque volevo dire sì. Cazzo è. Oh. Bello Purcello, so. Guardami, guardami come so figo, guarda. Oh. Sì, sì, bla 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 bla. Ok, so puzzare. Sì, sì, lo so. Cazzo balli. Ok, non c'è, ha incontrato Pruna, certo, ho parlato con lei, se no come cazzo sapevo che esistevi tu. Ok. Lo sai, è vero che la Kamitah sta recuperando il suo potere? Sì, lo so. Capisco, quindi non è necessario che ti racconti tutta la storia. No, non dire niente. State una zit. Ok, soggiorno la Kamitah, va bene. Ok, grazie per le frecce. Ok. Ok. Non abbiamo più avuto fondi per le nostre ricerche. Ed allora pensavo che ci potesse aiutare con più di rupie, per favore. Ed ora, grazie a frutto della nostra collaborazione, sconfiggi la Kamitah. Sì, adesso faccio vedere Ale. Aspetta. Dovete andare ovviamente qua sopra. Vediamo. Aiuto il piede. Aia. Sì, sì, è partito.
Ok, Simone si è addormentato. No. Veramente? Ah, no, ciao, ciao. Mamma mia, speravo. Già, vedi mi poi. Uffa. Fammi vedere, voglio vedere, voglio vedere. Palti hanno detto palti non sentiamo. Scusate, adesso mi sentite? È che dov'è che mi si è ripartito il programma? Mi aveva... Sorry. Scusate. Scusate ragazzi, dettagli. Capita anche ai migliori. Ho detto una grande puttanata. Vabbè, però. Allora, ragazzi. Allora, ripeto. Dovete venire qua sopra, va bene? Dovete venire qua sopra. In questa zona qua, dove c'è il centro di ricerca di Accala. Venite qua sopra. Venite qua. Salite la scala qua sotto, perché qui c'è... Come vedete c'è un Korobu, vedete? Ok. Salvate, prima di farlo, salvate, perché tante volte non vi esce la prima. Ricaricate e lo ripetete. Salviamo. In questo momento noi abbiamo... 13 semi, va bene? Abbiamo 13 semi Korobu. Vi equipaggiate con un arco, con uno scudo. Vi dovete mettere più o meno qui di parte. Vedete qui dove che dice esamina? Voi quando premete con A che c'avete lo scudo, cosa fa? Fa il parry. Va bene? Da qui venite qua. Dovete andare più o meno, essere quasi al limite. No, troppo. Dovete essere quasi al limite. Per quello che non l'ho mai portato, perché è un po' una palla farlo. Deve essere qua al limite. Ecco, si è buggato. Eccolo. Non me l'ha dato? Me l'aveva dato perché aveva fatto il click. Perché non me l'ha dato? Aspettate. Dammi qua. Dai. Mettiamoci qua davanti, aspetta. Aspettate un momento. Guarda il mare quanto è bello, spira tanto sentimento. Vieni qua. Dai, su, dammelo. Perché lo capirete quando vi funziona, perché vi si bugga la cam. No, devo ricaricare. Mi è venuto male. Lo devo ricaricare. Aspettate. Questo qua. Scusate, lo devo ricaricare. Allora, alziamo qua. Deve essere proprio... Dai. Dovete allo stesso tempo come esaminare e fare il parry tutto insieme. Più o meno è a una distanza precisa. Però non è facile. Ardai.
Caricalo. GG, inizio di fortuna. Mi saluti gli altri. Chi ti saluto? Verte. Sì, sarebbe per moltiplicare i semi, Alucard. Guarda, vieni qua. Ah! Mi raccomando, non scordatevi ragazzi di salvare prima. Perché se no... Buonanotte, Simo. Se non salvate, prendete il Kuroku. Siete fregati. Ovviamente questo glitch funzionerà se quel Kuroku non l'avete preso, perché se no... Ma che sono mongoloide! Ma guardate qua! Ah, Lick, ma che fai stasera? Uffa, si è svegliato. Ti è riuscito, Vert? Se ti è riuscita la prima, devi salvare. Devi salvare e ricaricare. Dai. No, non ci credo. Dai, dammi sto benedetto seme. Ricarichiamo. Ora sto qui fino a che non lo faccio. Hai poche, tu dici no comment e io comment. Forza, fai bravo, su. Fammi bravo. Che questi sono quei tipici glitch che non porto perché so che sono una palla da fare. Poi dopo mi scrivono 25.000, ma non mi riesce, ma non mi riesce, non me. Io sono uno di te. Sì. Dai, su. Avangulo! Valve, secondo te qual è il glitch più bello che hai portato sul canale? Quello dei portacuori e porta di cuore infiniti. Viva i glitch, sì Lorenzo. No glitch. Dai, glitchami la cam. Che c'è proprio una distanza apposta. Non è facile. 2 anni dopo, esatto, sì. No, oddio, cazzo stavo per fare. Carica. Stavo quasi per salvare. Mongoloide. Però scusi, ma visto che ci stai provando ora, registra almeno se ci riesci ora, prendi 2 piccioni in una fava, capito? No, posso prendere l'estratto questo momento di questa live, lo posso però. Dai. E poi la prima volta che ci provai me lo dette subito così. Ah, figo, dopo ci riprovai per riprendere il secondo seme. Buonanotte, ci stetti un mezz'ora.
Dai. Ah, ti darei un gnocchino nel capo. Ma guarda te, maremma impestata lurida. Ah, questo intendevo, speriamo che non ci metta... esatto, Beth, perché mai è quello il problema. Che sa, dopo nel video uno fa il montaggio, lo edita. Fa veloce. Il problema è che dopo uno non sa quello che c'è dietro, quante bestemmie ho dovuto tirare per farlo. Allora. Dammi sto seme. Voglio sto seme gratis, perlomeno uno, per far vedere ragazzi come funziona. Non è che ne voglio prendere 25.000. Uno basta, avanza. Esatto. Dai. Ma che? Ma è di pessimo. Chi è che ha rottato? No, è io che stavo... No, non c'è Lorenzo. Stavo dormendo. Ah. Ah. Stavo russando. Pensavo fosse stato Simo. Anche io russo così. Sì, Simo, onestamente. Tu sei capace di tutto, Simone. Dai, dammi sto cavolo di... Addirittura darci la via di casa. Vabbè, quello sì. Guarda me, che stavate tramando qualche cosa, voi due. Passerà lì. Ma Sly stamattina l'avete fatto morire, eh? Tra i salti addominali. Stamattina proprio a porro Sly l'abbiamo fatto fare la ginnastica di quelle numero uno. No, però il ballo in discoteca quello. Mamma. Top, eh. Io ti giuro, non avevo mai visto una persona ballare in quel modo. Ma io ero rimasto cieca. Dammi sto cazzo di glitch! Hanno una domanda per te, Ciro. Come? Hanno una domanda per te. Hanno scritto qualcosa in chat. Ciro, ma tu vai in chiesa? Magari l'hanno chiesto. Così si fa... Sì, Rosita, devi stare tutto il tempo... Ah, così si fa... A punire Sly, sì. Uè, Amaniele, buonasera! Come stai, guaglio? Ma sarò io con la candia a Maniele o è proprio a Maniele? Che cazzo ne so, io saluto uguale, io rispetto. A Maniele. Io saluto uguale. Ma adesso senti, oh, proprio di quelli... Me l'ha fatto bagnare tutta mia Rosita quando ho visto Sly ballare. È riapparso Sly, ha fatto. Sei sentito nominato, Nicole. Ma non, già non sa cosa gli aspetta domattina, Sly. No. Dai, dammi sto cazzo le Koroku. Che ricordi, la pioggia non mi influiva niente, io che ricordi. Ciro, sei... che saga stai leggendo di One Piece? Un attimo che non sento, un attimino, eh. No, non è che non sente. Va a controllare, perché manco lui si accorda che saga sta leggendo. Va a controllare, va a vedere quale saga era arrivato. Domani c'è Final Fantasy 9. Oh, finalmente un gioco decente, Sly. Giocherà tutto il tempo col controller al contrario. Allora, non ho capito chi è che mi che sega, che... ah, che saga, ho capito che sega. Sì, vabbè Ciro. Che saga stai leggendo di One Piece? Io sto a Vano la parte 2, Andrea. Con chi ti segui One Piece? Con com'è che si chiama? Con Nami o con... Com'è che si chiama quell'altro? Non mi ricordo. Nico Robin. Eh.
sì, comunque sono al capitolo 2 di Vano. No. Dai, su, che volevo finire. Che poi devo andare di Animal Crossing. Adesso capite perché non lo volevo portare nel canale sto video. Ma vangulo! Ma dai Ciro, così mi superi pure Palti. In cosa? In sordite, Ale? No, forse in maniachismo, nel essere maniaco. Cosa? Ma io sono pervertito, non sono maniaco, io sono pervertito. Cazzo. Io sono la perversione fatta uomo. Ho fatto cose che voi nemmeno vi potete immaginare, ragazzi. Anculo. Se mi dovesse. Facciamo che usando uno sale ne sta in difesa. Ah, ma Joe e Hypoke stanno parlando tra di loro, non capivo. Ce la farà il nostro eroe? Ciao Matteo Diani, buonasera. Buonasera Matteo. Come la va? Tutto bien? Me l'avevi dato! Porca! Ha fatto anche il rumore sta merda di gioco! Ma guarda te! GG, Paltri. Sapete ragazzi che faccio? Ve lo porto per la maratona, stiamo le 24 ore a fare sto cazzo di glitch. Per 24 ore solamente. Domani riesco a mettermi in pari con il manga. Mi manca il flashback di Oden. E poi ci dovrei esserci. Ma sei una merda! Beh dai, ci sei quasi, Andrea. Sei una merda. Ma l'aveva... Oh, perché? Altri ripetilo che magari non ha capito. Perché? Fangulo! Ma chi mi sta facendo questo rumore, scusate? Qualcuno sta schiacciando una bottiglia? Sta mangiando del cioccolato. Ah, buon appetito! Grazie per compartire con noi. Non volevo disturbarmi. Ah, è vero, dovevo fare la scolta di Grissini per la notte delle 24 ore. Grissini? Ma chi te l'ha chiesto? ma morire, ma Morello! Cosa dovrebbe succedere? Allora, altra faccia, facendo questo glitch succede che diventi il più ricco del mondo su The Legend of Zelda, muore subito Ganon, gioco finito. Sì, diventi il più ricco del mondo su The Legend of Zelda, però diventi il più scemo del mondo su Zelda. Esatto. Diventi il più di Zelda. Culo. Io cane. No. Non ho detto quella parola. Hai detto io. Esatto. Io. Ecco. Io cane. Quindi mi sono offeso per me stesso. Occhio. Ma perché dovresti offenderti? Perché Paltri, no. Visto. Fate flick e flock adesso. Dai, madonna. Che la camera inquadra un muro rosso e tu guadagni Kuroku senza che il Kuroku appare. Esatto, no, la camera si sposterebbe là, quella parte là, guarda, si sposta là la camera. In quella zona là. Ora ci provo anch'io. Ovviamente, ripeto, vi funziona se non avete già preso sto Kuroku, perché se ce l'avete preso...
adesso Nicole ci riesce al primo colpo. No, io no, come ho detto, anche la prima volta che l'ho fatto mi è malato subito, poi dopo. Perché ovviamente devo testare per vedere se funziona il glitch. Ah, dico, ah, funziona, va, inizio a registrare. Era diventato un video di 3 ore quasi. Ho detto, sai che? Ma va in culo. L'ho già preso. Ma va in culo, sì, l'ho già preso. Dai. Che merda di gioco. Che c'è proprio una distanza. Cioè, è come che se qui intorno c'è un campo. C'è una distanza precisa dove che devi premere A per... Ecco. Ah, corogo di merda. Infatti sei una merda, perché mi dai una merda, tra l'altro. Tutto questo per prendere un seme? Sì. È che quel seme diventa infinito, Mattia. Lo puoi riprendere tutte le volte che vuoi. Sì, ma fai prima a prendere tutti i Esatto, per quello che te sto ripeto, per quello che non l'ho portato sul canale. Non ci stavo ascoltando, Paltri. Ah, ok. No, non l'hanno patchato Alucard. Non l'hanno patchato. Che è quello il problema, Davide. O troppo tardi o troppo presto. C'è proprio una via di mezzo. Proprio una via di mezzo. Sono da mezz'ora qua. No, infatti io magari ci riprovo. Magari non lo prendo adesso. Non lo prendo adesso, ci riprovo in un'altra live. Se no sta qui tutto il tempo solamente a sto cazzo di seme. Ma Ciro, tu stai giocando ancora a Mario Kart? Sto facendo un torneo con Rick, Lorenzo e Marcellino. C'è Quizzi con voi? No. Rick. È che io so sì, che Quizzi Rick. Si chiama Rick. Su Mario Kart però si chiama Quizzi. Ci ha fatto caso. Ma guarda te. Ma merda. Dai. Mi metto a piangere adesso. Ma tu immaginati se ci avessi fatto il video. Lo editavo, lo pubblicavo, Sai i commenti sotto? Vabbè, non mi riesce, vabbè, non mi riesce, vabbè, non mi riesce. Vai. Sì, mo devi dormire. Non devo dormire. Devo. Cioè, sì, devo, però. Sì, sì devo. Non devo, ma devo. Non devo, sì, ma devo. Devo, è un giorno, un attimo, non ho dormito già. Poi vabbè, stanotte non ho fatto niente. Poi in teoria quando mi fai le live delle 4 delle 24 ore. Io penso che è la colpa di Sly, comunque. Di che cosa? Se non mi riesce il glitch. Perché in chat... È la presente di Sly. Mi sta disperando? Dammi sto vai cazzo. Su, vai su...
su Animal Crossing. Sì, no, se adesso vado. Adesso andiamo su Animal Crossing. Crossing! Slay, colpa tua. Patti, prendi bene ste misure, vai troppo oltre il limite. Che c'è proprio... Non c'ho il metro. A parte quello che c'ho in mezzo alle gambe, però no, non ho altri metri. Va in culo. A parte Mattia subito pensa male. Vuoi vedere il metro? Lo vuoi vedere il metro? L'ha detto Simone, non io. Che dà sempre colpa a me adesso. Perché c'è Mattia. Nella master mode... Sì, no, funzionano tutte e due le versioni, Lorenzo. Cosa stai a fare? Kimi, mi sono buggato qui. Stiamo vedendo una live dove mi sono buggato. Adesso mi incaponisco come Sly quando fai i livelli di Mario Kart. Hashtag ce la puoi fare, sì, Vert, bro. Hashtag lo fare in un altro momento. Hashtag farlo in un altro, farlo in un altro live. Lo lascio come ultimo seme. Come l'899esimo seme lo lascio questo. Grazie Simone Alberi per essere diventato un'idea. Perché? Perché cazzo? Ok, ora si muova a dormire. Basta non farlo proprio. Ha staccato? Sì. Non è neanche salutato. L'avete fatto piangere, ragazzi. Simone. Per una volta che non bullizziamo tutti me. Anzi, non bullizzate, bullizziamo. Basta, ce la farai se lo fai con... No, io penso che spengo la live e ci provo mi viene. Esatto. Del Kuroko, esatto, una cosa del genere, Alucard. E vedrai che la telecamera ti si sposterà. La telecamera ti si sposterà. Ti darà il seme Kuroko. E da lì dovrai salvare. E vedrai che ti salvi, ricarichi. E ci sarà di nuovo il seme Kuroko qui. Da riprendere, un altro. Va bene, lasciamolo qui, dai, raga. Lo salvo, questo magari lo riprovo in un'altra live. Da cui ci sta fino a domani, veramente. Lasciamolo qui, magari lo riprendiamo sabato pro... No, sabato no. Vediamo quando. Ok. Andiamo da qua. Faccio giusto una mezz'oretta perché c'era Lara che voleva venire nella mia isola, mi sembra. Non so chi c'è tra presenti che vuol venire. C'è un mongolo. Intanto Nox cabbaia. Sì, infatti. Sente presente. Ma sempre senti la sua presenza. Tre anni per caricare. La live di solito durano fino a mezzanotte, però Animal Crossing sarà una quindicina, 20 minuti, poi dopo stacco e iniziamo a fare due chiacchiere. Aspettate che vado ad aprire l'isola per chi vuol venire.
una cosa intelligente per far capire che sono qui tra... Ok, Matteo. Attiviamo qua. Va a attivare, attiva. Ok. C'è sta Sly. Ma porca miseria. Cosa vuoi fare per me? State zitto. Voglio ricevere. Da lontana, lontana, una remota isola. Posso quindi vado ad ammazzare. Ma no, Andrea, non t'ammazzare. Gente con ping dodo. Tutti ancor di più. E diventi in un bordello st'isola. Sì, mi va bene così. Tante domande come fai? Se dico fa venire la gente, fa venire la gente. Cristo santo. Ha un doppio senso. FQ, ragazzi. FQ W 2H. Buonanotte, altra faccia, grazie per la compagnia. Buonanotte, Anto. Ma Simone non ha salutato. Buonanotte, Davide. FQ. Onde evitare spoiler di che? Di sto gioco? Perché Davide c'ha una trama di quelle numero uno, Animal Crossing. No, no, però, per carità, ognuno è libero di credere quello che vuole. Ok. Ti vuoi venire? Sì, zitto, Dodò. Ma se no sta andando ti inficco la sta in bocca, Dodò. Ok, Trekris. Tanto gli scrivo qualcosa a Sly. Guardate, guardate che gli scrivo a Sly. Ho paura. Guardate cosa gli scrivo a Sly. Apparirà su schermo, non lo vedete qui perché lo scrivo, lo uso l'applicazione da cellulare. Lo scrivo più velocemente. Sì, qualcosa ho sentito, Matteo. Sei buono. Ok. Sto giocando a Mario Kart, ma faceva ridere questo. Mi eccito solo a pensare a te. Vediamo. Però l'ho messo male. Voglio vedere cosa penserà Gesù. Qua ci arrivo, ok, Lara. Tipo, mi metto, vieni Lucy. Perché ehi. Perché a me manca poco. Ce l'hai il codice, Yuki, per venire? Ma guarda sto fetente che non mi caga, non mi scrive niente. Sono stronzo. Sei... uno... stronzo, gli scrivo. Aspetta che adesso non glielo posso mandare perché... non fa mandare messaggi quando carica. Buonanotte, Joe, grandissimo. Chi è Nona Borealis? Che viene dall'isola Borealis. Chi è? Ciao, sono tornato, spero che fai il reg. Comunque, perché c'è Animal Crossing? Abbiamo appena messo Animal Crossing, Francesco. Alias Nenè.
giusto per fare una mezz'oretta in puro stile Sly. Infatti puoi fare altre live a volte. Ciao Matteo, ogni bene, in che senso? Cosa vorresti dire con a volte? Ah, sei tu Yuki Boreali, che viene dall'isola Borealis, che ti chiami Nona. Si può sapere il perché di Nona o no? Ciao, sono tornato, spero che fai il regga. Comunque, perché c'è Animal Crossing? Te lo dice Ciro. Ciro te lo dice. Ah, c'è Animal Crossing perché l'ultima mezz'oretta della live Valtteri porta Animal Crossing in stile Sly. Ciao Ale, grandissimo, grazie per la compagnia. Ah, continuiamo a scrivere la Sly. Sei uno strunz. Nona, dove sei? Eccoti H, eccoti H, Nona. Ti mando richiesta amicizia, Nona, aspetta. Aspetta un momento. Ecco. Ah, ma Sly se ne è uscito. Guarda che stronzo. Hai chiuso Animal Crossing. Sta arrivando qualcuno? Ah, ecco. Aspetta, mi ha detto chiudi la finestra. È sempre stato il mio soprannome sui giochi online. Ma c'è un motivo? Un motivo specifico? Così, non so, un giorno per puro caso hai usato quel nome e da lì è sempre rimasto quello. Ah, scherzo, però sei mio... Ah, ok, meno male, Bert. Dammi qualcosa. In stile Sly vuol dire che fai lo spogliarellista, sì, Andrea. No, bello il kimono, te lo stavo per dire, Yugi. Molto bello. Molto bello. Tu sì. Tra qualche giorno vedete il mio kimono dedicato a Demon Slayer. Ci sta. È una grande. Sei un mito. Perché la mascherina? Eh no, che nella mia isola c'è il coronavirus. Più che il coronavirus, verte, nella mia isola gira la rincoglionite. Prego, Yuki. No, davvero bel kimono. Pensavo che l'avevi comprato perché veniva dall'Istrice. Adesso non so come cazzo si chiama. Non mi ricordo l'Istrice. Loris dovrebbe essere Goonilandia per Goonies, per il film. Oh no, inizierà a maleficare. No, tu che se fai nel letto sotto. Sotto. Allora, volevo mandare richiesta amicizia subito. E... tutti. Allora, dov'è? Nona. Via richiesta. Che cavolo di fare su. Accetta la richiesta, Nona. Così Lara dopo ti posso mandare le cose esclusive d'autunno. Te le mando per posta. Senza che tu stai tutte le volte a venire qua alla mia isola. Sta arrivando Ricky? Chi è Ricky? Paltripino. Chi è che ha messo la sua isola Paltripino? Ricky chi? Sarà riferito a Quizzy forse questo? O no? Sì, nene. Sì, a mezzanotte stacco, che poi devo andare che c'ho da fare alcune cose.
Ah, è bellissimo. Ah, sono io, infatti, hai visto il Quizzy. Tac. Però che strano, Trekris, che non può entrare. Ce l'hai l'online, Trekris? Ce l'hai l'online della Switch? Perché senza online non puoi andare a visitare le isole. Guardate che damerino. È arrivato Quizzy. È uguale. La faccia è la tua, Quizzy. È uguale. Madonna, mi sto per addormentare. Aspetta, Guarda il mare quanto è bello. Spiratando, sentimento. Dove sei, Quizzy? Ti mando subito la richiesta. La richiesta? Guaglio! Guaglio! Accettate la richiesta? Loris, ti ho tra gli amici? No, non ti ho, mi sa. Ma cazzo è Loris? Altri devo staccare da Discord. Ok, Mattia. Va bene, Mattia. Va bene. Ciao, Ciro. Ciao Mattia. Ciao, altri. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Mattia. E... cazzo c'è adesso? No, questo non so perché cazzo, ma... Tartaruga? Aspettate, vi metto... Da cazzo è? State mandando un messaggio a una persona. FQ2. No, FQWW. 2. H. Adesso vi scrivo a voi direttamente che siete di qua. Volete vedere il mio pesciolino? Ma che è sta roba qua? Chi è che ha lasciato sta roba? Chi ha lasciato sta roba lì? Ok, Ricky. Ok. Aspettate. Ma l'arancia ce l'ho, Quizzy. Bambù ce l'ho. So pieno. Vabbè, comunque tutto accettato. Accetta tutto. Venite. Ferro ce l'ho, grazie, però lo prendo uguale. Pere? Vuoi le pere, Loris? Venite con me, venite con me. Seguitemi. Infatti spero allora, che mi durino i giga per una settimana. Ok. Pirata preferito? Marine preferito? E opening di One Piece? Penso che sia riferito a Ciro? Sì. Allora, pirata preferito... Il mio pirata preferito è... è Brook. Marine preferito metto, è una bella battaglia, per me era Barba Bianca. Ah no, Marine mi hai detto. Sai che sono bello indeciso. Venite qua che vi faccio vedere il mio bel pesciolone. Sulla chiavetta. Oh, qualcuno sta arrivando. Ho deciso adesso che c'era il mio pescione.
della musica sulla chiavetta. La devi trasformare in file, nel file normale, file F. Quant'era F2? Formato F2? Non mi ricordo mica adesso. No, metto... Sì, Barba Bianca è un pirata. No, metto Akainu come marine preferito. E opening di One Piece è stata la terza opening, che mi è piaciuta un sacco. 8 overt. Massimo possono esserci 8 abitanti in un'isola. Più di quelli no. Ok, Yuki, comunque, meno male che adesso siamo in contatto, poi dopo, quando siamo online, ci vediamo online e ci invitiamo direttamente. Perché anche io voglio andare a vedere la tua isola, Yuki. Allora, ragazzuoli, io stacco. Ok, aiuto. Ovviamente, come sempre, vince Nicole. Ah. È quella che resta sempre qua con me. Sì, vai. Purtroppo c'è un po' da fare. Babi? Devo andare. Va bene, Ciro. Buonanotte. Ragazzi, ci sentiamo. Ciao Paltri, ciao Se Nicole. Poi trova un'altra emoji, così te la mando già a misura. Ok. Grazie mille. Ok, Dara, grazie. Comunque allora. Bello kimono, mi è piaciuto un sacco. Cos'è Paltri? No, il kimono che si è fatta Lara. I miei pirati, Luffy o Zoro, Marine Garp opening. E ti aggiungo anche il mio rivoluzionario preferito, che è Sabo. Ah, ok, anche Sabo è molto bello. Comunque, ragazzi, ci sentuma. Devo andare a vedere quale anime portare da domani. Quale sta vincendo il sondaggio? Tokyo Ghoul. Sta vincendo Tokyo Ghoul. Anche perché se vado qui su 17 voti. E mando un messaggio privato direttamente. Ah no, 29% dov'è? Tokyo Ghoul. 18% Goblin Slayer insieme a Tokyo Magnitude. Il 17% ha votato Death Note. Comunque, privato. Vi risaluto a tutti. Un bacione chat, un bacione Paltri, un bacione Nicole. Un bacione Ciro. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Ciro. Statemi bene. Grazie Ciro. Fate bravi. No. Qualcuno appena ci legge? Sì, Loris. Aspetta, Loris. Loris, perché non ti ho tra gli amici? Ma Trekkis, tu ce l'hai l'online? Ciro, fare live su Twitch, Andrea, troverai il suo link in descrizione. Che se ne va la tartaruga. E Loris, ma tu ce l'hai? Siamo amici? Ma non sto parlando con nessuno. Loris, stai fermo. Qualcuno se n'è andato. 4-4. Un bel pesce, uno squalo baleno sotto il pesce baleno, sì certo. Ah, che strano che ti faccia entrare. Boh. Ammazza che pesciolone. Ok, se vuoi Ciro lo puoi linkare. Puoi linkare il tuo canale lì in chat. Comunque, chi è che aveva bisogno di ciliegie e pere? Era Loris o Quizzi?
Era Loris, Loris. Ok, che ciliegia e pere sì, ce l'ho. Questo è brutto di questo gioco, che quando arriva uno o se ne va o va uno ci mette mezz'ora. Inquietante il coniglio, tanto da prendere le pere. Valena e il personaggio di Patty sono sproporzionati. È ovvio, no, doveva averlo fatto un po' più grande. C'avevo pe... Non ce l'ho? Oddio, non ce l'ho, allora dovrò... Non già l'ho. Dovrò andare a prendere ciliegie che ho qua, perché qua c'ho delle ciliegie. Faccio le ciliegie. Ok. Vediamo queste. La pera ce l'ho. Trovato l'uovo, pancuro. Allora, le pere ce l'avevo qua, mi sembra, le avevo piantate qua. Se non è qua... Allora... Vai di qua. Dove cazzo l'ho aperta prima? Ah, ce l'ho qui, ce l'avevo già in tasca. Ah, mongoloide. Loris, dove sei? Fatemi mandare un messaggio. Loris. Loris, vieni in piazza. Ok, gli do le pere, le ciliegie. Mando una chat che devo sbrigare alcune... Ok. E lascia. Lascia. Tu cosa vuoi, Quizzy? Cosa? Hai bisogno, Quizzy? Prego, Loris. Bah, guardate come ha scritto Loris. Loris. Pere ciliegie. Pere non ce l'ho qua, aspetta, Cioè, ci dovrebbe essere qualcuna qua o no? Adesso non ci manca una pera, una ciliegia. Le pere... C'erano anche altre ciliegie, però non do cazzo l'ho messe. Allora, qua c'ho le ciliegie. Abbiamo chieste. Infatti, ho l'online, ma non capisco quasi... Quello Trekkis non lo so... Se non riesci a collegarti... L'hai messo, l'ha scritto bene il codice? Ti dice Colint come isola? Il decuplo? Cazzo è? Altre pere. Tanto che ci so. Magari c'è qualche uovo qua. Bah.
Sai che non mi ricordo proprio quando l'ho messa, eh. Qua c'è la pesca. Sta crescendo l'altro cocco. Cocco bello! Guardate che ci manca una pera. Prendi. No, no, pere. Aspetta che gli dico a Loris. Loris. Loris, dammi due pere. E così le passo a Quiz insieme alle ciliegie. Devi prenderne una, poi te ne prendi un'altra, poi le metti insieme e diventano due, Loris. Ma io mi sparo? Pirate Warrior? Ok. Grazie. Allora, Quiz dov'è? Prendi le quizzi. Ok. Perfetto. Lasciate un messaggio in bacheca. Patri, domani ci saranno live e domani no, nenè. Non ci dovrebbero essere live. Per adesso. Per adesso non ci dovrebbero essere. Oh, quello non ce l'ho. Oh sì. Ah no, sì, sì, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Mi gusterò le live. Pesce, guarda il pesce fetente, non mi ha manco cagato. Dai. Quello mi sembra che ce l'avevo. Sì, ce l'avevo la tilapia. Ok. Tanto vediamo che Pankuro si è fatto lo stile di Naruto. No, niente. Volevo farmi una foto con Pankuro. Se vede Loris. A parte che batte le mani quando c'ha una mano, c'ha l'asta, quell'altra. Non so con che cazzo batte la mano.
Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cazzo lasciato. Facciamo una foto solitaria a fanculo. Grazie. Grazie. Quando peschi un pesce e fa quell'effetto sonoro sembra la fine della canzoncina di Castone quando ti allarga lo zaino. Sai che ci avevo fatto caso, Andrea? Uffa, perché domani ho lezione? Ti mostro questo? Perché non carico? Domani c'è tutto il giorno? Tutta la mattina? Spero di no, perché non ho neanche visto così. Vediamo. Che è sta cosa? Ah, il pesce da prima del profe. Infatti volessi mettere anche le emoticon di prima? In che senso? Come Mattia? Ma ti potessi mettere anche l'emoticon di... non l'ho capita? Ah, quelle che avevi prima di mettere le altre. È che no, non le posso, massimo sono 10. Ah, ok. Per sbloccare l'undicesima emoji bisogna essere 40 abbonati. Ok, aumentate gli abbonati per favore. Per mettere altre emoti. Emoji. Uno, due. Non c'è anche quella di italiana a far lezione. Mannaggia, Lady, non si riprende, forse lo sto facendo apposta per farmela pagare. Sì, no, fate, sta attento perché non ti giochi incontro quello che stai facendo. Ah, è arrivato. Forrest Gump. Teoricamente domani 4 ore. In questo momento, Mattia, siamo 28. Aumentate per favore. Entro oggi, no, scherzando. Il mese scorso siamo stati 30, massimo 37 siamo arrivati. Aumentate per favore. Ascoltate Nicole. Vado a fare un po' di account. Ma se già ce l'hai. O chiede gli account, ragazzi. No, Mattia, devi farmi diventare divinità. Non fare altro account per ora. No? Fai account, chiede account agli altri ragazzi. Sì, in teoria c'è 4 ore domani. 4 ore, che palle. Io spero di no. Prova a fare refresh, paccuro. Prova. Ragazzi, datemi le vostre password. A fare no, refresh. Fanculo. Che dovrebbe essere 30 secondi. Vabbè, Jojo Reference è quello che ho visto più di tutti tra i vestiti. Wow. Allora, Mattia, porca miseria, cosa usi il mio account? Non è possibile, ma guardalo! Allora, dato che è arrivato Trekris, lo segniamo qua la richiesta d'amicizia. Trekris. Uè, Trekris, tu dove sta? No, migliori amici no, ecco, tutti. Bravo. Accetto richieste. Guarda che uso un account Mattia, madonna santa. Ma che c'è? Che c'è scritto? Faccio il regalino che vieni qui.
Merci. Grazie. No, questo io mando in privato. Mando. Grazie. Quizzi. Do cavolo, eh? Ah! Fammi chiedere a Trekris che ha bisogno. Di qualcosa. Ci sono sempre grandi, Nicolas. Prego, Uvu. Io te la posso dare. Volevo Patrick. Che senso? No, no problem. Ho visto 4 account di riserva in cui non volevi abbonarti. E Patrick stasera ho qualche altro giorno. Non ho capito, ai poche. Andiamo su Mario Kart, sì. Solo se frutta. No. Ti posso dare del cocco. Posso dare delle mele. Posso dare delle arance. Posso dare del bambù. Come Mario Kart. Ah, ok. Aiuto. Lo so, no. Beh, e anche oggi si va a dormire alle 2. Yuhu! E io sarò in coma. Lo so. Non imparerò. Rip. Adesso ragazzi, posso, vi dovrò chiedere. Nicole, devi chiedere ad Anto. Dove si deve unire? Perché è un torneo a squadre. Ah! Adesso. Vi devo dire di abbandonare l'isola perché chiuderò. Onde sta? Tanto la faccia, eccolo là. Accetta. Raga. Chiedo di iniziare a lasciare. No, l'online si scoprirà. Scaduto l'online, non ci posso credere. Che sto per chiudere. È scaduto l'online? Sì, porca miseria. Non ci posso credere. No, davvero. Te lo giuro. Adesso dobbiamo convincere Papito. Papito? Papito Hermoso? Dammi l'account Nintendo, ha scritto Mattia. Affanculo, Mattia, col cavolo. Allora, intanto noi andiamo di qua. Fatto che loro se ne vanno. Andiamo di qua. Andiamo così. Perfetto. Ti voglio bene anche Nicole. Col cavolo. Rip Nicole. Dammi un secondo, Rip. Ora è andato da Papino a chiedergli la carta di credito per comprarsi un anno di Switch online. Nicole, ho visto puntata di Where's My Age. Hai visto il papà di Nicole allora, Andrea? Niente divinità, Nicole. Eh sì, Nicolas, perché a mezzanotte sennò faccio sforo troppo. Troppo tardi. Comunque, durante Nicolas, durante la maratona delle 24 ore, porterò anche Animal Crossing, tranquillo. Dovevo aver iniziato prima, solamente che me l'ho messo a fare quel glitch del manga. Che poi alla fine non è nemmeno risultato farlo quel glitch. Mattia, no, no, c'è Kimi. Sì. Punto. C'è l'impiccato, tranquillo. Adesso ve lo preparo, anzi.
cazzo mi ha scritto? Ah, forse lo prendi mio fratellone. Ah, bene. Quanto sono viziata. Infatti, come si chiama la versione di questa host? Questa è la, quella di Cadence of Hyrule, Francesco Piperno. È una host principale di Cadence of Hyrule. Allora, la parola. La parola di oggi, ragazzi. È molto semplice, eh? Sono solamente 6 lettere. Scherzavo. Sono solamente 6 lettere. Ed è questa qua. Oddio mio. Mattia, ma cosa vuoi da me? Fammi diventare divinità, appunto. Infatti, conosci la canzone Spin Me Round? No, non l'ho presente. Suburra, Subaru, Cattiva. Sì, lo sono. Nicole Cattiva. Niente, devo chiudere la parte che fosse c'è. E lo fa adesso. Strunzu Sirigu. Indizio? L'indizio sono 6 lettere. Inizia con la S e finisce con la U. Esiste nel vocabolario. Sì, sì, esiste nel vocabolario. Sì, oggi sì, sì, oggi come oggi sì. Sarà. Non sarà 15 anni che esiste nel vocabolario già sta parola. Indizio del. Esatto. A parte che avete detto 25.000 nomi, ma dovevate dirne uno. Mamma mia, che indizio. Quindi anche se riscrivete un'altra cosa, non vi dico se va bene o no, perché già ho visto il vostro primo commento e già sbagliato.
Salano. No, non è Salano. Non è Salano. Ok, avete fatto lo screen? Così ve la studiate. Prendere gli altri 4 account. Dato che ne vai a prendere poche, metti like. Splatu? No. Metti un'altra lettera, è troppo presto. Vuol dire che qualcuno l'ha indovinata, ma... No, 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 Kimi, no. Metti un'altra lettera, nella prossima live, Nicola, ci sarà un'altra lettera. Mi sa che nessuno la indovina adesso. No. Ci andrei volentieri, paccuro, però dopo stacco la live e scappo. Paltru. Semmai l'unica... Paltru. L'unica potrebbe essere paccuro più tardi, però più tardi ti dico ora italiana dovrebbe essere come l'una del mattino. Più o meno, l'una, l'una e mezzo. Lui mente, sta palesemente mentendo. Poi chi lo sa? Poi chi lo sa? Ma è italiana? Se c'è nel vocabolario, c'è nel vocabolario. Poi se è straniera italiana, questo... Visto è poche, questo succede per... a scherzare con il fuoco, con una donna. C'ha ragione. Non fare, non si fanno quei tipi di scherzi con le donne. Infatti, Mattia, devi farmi diventare divinità. Punto. Esatto. Brava, Nicole, fai valere. Fai valere il tuo girl power. Infatti, io quelle emoji quando la vedo, Nicola, non so se sta ballando la dub o se si sta starnutendo nel gomito. È una dub. Dice, ah, ma il spagnolo italiano non lo so, Kimi. Allora, adesso ti faccio il tuo premium perché mi sono rotticato di vedere pubblicità nel tuo account. Non mi interessa. Anzi, guarda, ti mando io una pubblicità, vai. Non so chi la vedrà perché è random, la pubblicità è random. No. Secondo me è dislessica. No, Pat, alla fine aveva detto che non lo faceva più. Forse gli è successo qualcosa perché ha detto che doveva fare una cosa. Poi boh. Sì, Pat, boh, credo sia un dub. Sì, esatto, che fa. Comunque, Pancuro, t'ho detto, io può darsi se vuoi magari più tardi. Verso l'una e mezzo ora italiana è sicuro che ci potrei essere su Animal Crossing. Se mi dici da subito che non ci sei, allora mi metto a giocare ad Halo 3 alle 2 del mattino ora italiana. Ma ad Halo 3, ad Halo Reach. Buonanotte Quizzy, grazie per aver visitato la mia isola. No, Nicolas, te ne faccio un'altra. E un'altra. E un'altra. Ok, Paccuro, io se si vedo online ti mando un messaggio. Che anch'io dovrei andare a prendere alcune cose nelle altre isole degli altri emisferi. Sì, Nene, finisce ora. Sto giusto chiudendo anche il gioco qua. L'ho già bello chiuso. Anzi, fatemi spegne.
È Sudoku la parola? Sudoku, brava Lara. Ho indovinato? Ah. Patteo, qual è la tua seconda saga preferita? Metal Gear Solid, Kimi. No, vabbè. Infatti mi avevi risposto alla domanda di prima. Era crashata per un'ottima connessione. Sì, adesso chiudiamo, nenè. Ma che parola è e cosa è? Non sai cos'è Sudoku. Non sai Sudoku, Andrea. No, esci da qua. Ma no, Matteo! No! Che è successo? YouTube Premium. T'ha fatto YouTube Premium. Sì. Ma dimmi a cosa ti serve YouTube Premium, Mattia. Appunto. Dimmi a cosa cazzo ti serve. Gli potevi aver comprato. Gli potevi aver messo l'abbonamento in un altro account. Ho detto divinità, non prendi. Vabbè, lasci perdere. Allora, Lara. Lara, tu ce l'hai Discord? Dai, che sto arrivando online. Lo scrivo nel curriculum di lavoro quando lavorerò. Ah, lo scriverò che ti senti realizzata. No, comunque, Lara, tu ce l'hai Discord? Sudoku sono quei cose che ti fanno ingrippare, esatto. Io vado matto. Ma è meglio per me, meglio per me, Nicolas. È meglio per me, sì. Per... No, no, dico meglio per me che veda la pubblicità, perché mi paga anche la pubblicità. Ok, Tregris, grazie. Sì, no, allora, se hai indovinato la parola, non so se tu sai chi è che indovina la parola, viene invitato alla prossima live o quando può venire in chiamata vocale su Discord. Fammi sapere. Cazzo è successo? Mi mandi su Instagram, scrivimi il tuo tag di Discord e ti aggiungo, ti mando la richiesta amicizia e poi dopo quando c'è una live, se tu vuoi, ti invito in chiamata vocale con noi. No, ora mi ricordo cos'è il Sudoku. Ecco. Patti, non ti ho scritto io. Ma dimmi te, era l'abbonamento di divinità che mi serve. La domenica che viene saranno 6. Non perché vado dietro un'ora allora me devo recuperare. No, no, non fate che. Ah, no. Non mi fregate a me. Te le conto le 24 ore. Sarà sempre 24 ore. Aiuto. Ok, sì, Lara, fammi sapere. Non so se c'hai una sera che sei libera. Me lo dici. Intanto mandami il tuo tag, così ti mando la richiesta d'amicizia e poi ti aggiungo. Mi fai sapere quando ci sei, vieni in chiamata vocale con noi, così ti conosciamo meglio. È un regalo che faccio per chi è che magari non può venire, e può farsi abbonamento da Eroe del Crepuscolo e venire in chiamata con noi. Sì, Nicola, ho visto anch'io che ha laggato. Nicola, ti dicevo che sono... In questo momento abbiamo 5 ore di differenza. 5, 5. Questo 1, 2, 3, 4, 5. Se no, aspetta. Aspetta. Allora, Nicolas. Questo è la Terra, va bene? Qua c'è l'America, il Sud America, qua c'è l'Europa, qua c'è l'Africa, qua c'è l'Australia, l'Oceania, e così via, va bene? Ma ci fate caso, eh? Qui c'è l'Italia, ok? Da noi qua, come sappiamo, in Inghilterra c'è l'ora il parallelo di Greenwich, come cazzo si chiama? Va bene? Che sarebbe l'ora zero.
Ti prometto che appena ho una carta di credito o qualcosa faccio abbonamento, e me sono un po' all'antica, quindi non me lo farebbero fare con loro. No, no, me lo immagino, Lara, tranquilla. Solo col fatto che sei qua in live, lasci un like, condividi con i tuoi amici o non so, quello che ti pare, mi dà un grandissimo aiuto. Allora, in Italia, fino qualche giorno fa, da voi in questo momento sono le 00 con... No, cazzo dico 00, da voi sono... Sì, 00 con 3 minuti. C'è mezzanotte. Con 3 minuti, va bene? Qua da me, io mi trovo qua, questa linea, in questo parallelo qua, sono le 19:04. Da domenica prossima, voi starete sempre 003, io da qua diventerò 18:04, però questo sarà da domenica, domenica e 05, mi sembra? Sì, domenica 05 dello 04. Va bene? Hai capito adesso? Poi dopo, se io quando vado in Italia, l'aereo da qua ci mette, per fare questo tragitto, l'aereo che vola, ci mette ben 14 ore. E quando torno dall'Italia al Cile ci metto 14 ore uguale. Come per andare in Colombia? Eh sì, più o meno sì, uguale. Se capito? Sei capito? Adesso buonanotte. Buonanotte. Allora, innanzitutto saluto Nicole. Buonanotte Nicole. Grazie per la tua bellissima compagnia. Ciao Mattia che ci stai ascoltando. Sì, perché sto ascoltando Matt. Ovvio, no, sì. Lui è uno spione. Sì. Fammi divinità. Ecco, brava. Reclama la tua divinità. E mettere se facce. Notte Nicole, notte Mattia, vi voglio bene ragazzi. Notte, grazie compagnia. Grazie grandissimo. Ok. Meglio del prof. Lorenzo. E questo non è niente, perché arriveranno certe chicche per ogni live di spiegazioni che da mettersi le mani tra i capelli. Oh, scusate, ho battuto sul microfono. Comunque, grazie infinite a tutti per la vostra bellissima compagnia. Un ringraziamento speciale a Quizzy per il suo rinnovo dell'abbonamento come eroe del crepuscolo. Grazie Quizzy, grazie davvero, lo apprezzo moltissimo. E poi, aspetta che cambia un poco di musica. Cambiamo musica, mettiamo... stasera voglio ascoltare Il Lamento di Midna. Lo mettiamo a oltranza. Grazie a tutti per la vostra bellissima compagnia, siete davvero fenomenali. Ci vediamo venerdì con Majora's Mask 3D, sempre 20:30 qui su YouTube. Sabato ragazzi non c'è la live qua sul canale, ma sarà la live sul canale di Twitch. Saranno ben 24 ore di live, quindi a voi a te cose da vedere ragazzi in 24 ore. Vi ricordo che durante la 24 ore nell'orario notturno c'è il paltry proibito, quindi non scordatevelo questo, che lì racconto certi aneddoti della mia vita, che anche lì da mettersi le mani tra i capelli.
grazie, grazie ancora. Un buonanotte speciale a Andrea Carfora, a Nenè, a Aipoke, a Kimi, a Lorenzo, a Mattia, a Nicola Scalamita, a Treclis e a Yuki Kuran. Grazie, grazie infinite. Che la Dea Aglia sia con voi e che la Triforza vi accompagni. Vi manda un abbraccio psicologico Paltrinox e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Tre... Chris. Notte ragazzi, notte belli. Ok, Pakuro. Grazie. Grazie, bro. Buonanotte.